devo portare i saluti di Orazio Carpenzano che mi ha chiesto espressamente di farlo. Lui oggi non può essere qui perché è impegnato in un altro convegno che si tiene a Napoli, quindi diciamo ancora questo problema dell'essere presenti in contemporanea su due sedi non l'abbiamo risolto, ci stiamo attrezzando, però ci teneva in particolar modo che io vi ringraziassi da parte sua. Nell'avviare i lavori di questa giornata, che in realtà non è proprio una conferenza in senso tradizionale, perché io so che che Marta e le sue amiche ci terrebbero molto più a interagire a un certo punto, soprattutto con la parte giovane del pubblico. Però diciamo che quello che vorrei dire è che per conto di Archidiap questa giornata di oggi inaugura il primo appuntamento di una serie di piccole conferenze che noi abbiamo pensato di strutturare in forma tematica. Questo non tanto perché intendiamo sostituire le precedenti occasioni degli Archidiap Meets, vi ricordate insomma questi incontri con ospiti un pochino più in voga, diciamo così, no? Ma perché abbiamo ritenuto, d'accordo con Federica Morgia e con Caterina Padoschioppa che si occupano del settore eventi, che fosse importante che Archidiap si occupasse di lanciare dei temi oltre che portare delle personalità qui da noi, e quindi in questo caso abbiamo deciso di iniziare per il 2020 occupandoci del tema degli spazi per la formazione. E quindi Marta Maccaglia, Giulia Perri e Susanna Olivieri rappresentano proprio i primi ospiti con i quali vogliamo cominciare a introdurre questo tema da un'ottica tra l'altro molto particolare. Molto particolare perché ci permette di inquadrare il tema dell'edificio scolastico attraverso, io credo, una doppia lente che riesce a scardinare alcuni luoghi comuni nei quali purtroppo navighiamo nel nostro paese, quello della sostenibilità e quello della partecipazione, perché sostenibilità spesso da noi, lo sappiamo bene, si intende questa parola insomma in un modo un po' scontato, come se avesse a che fare con l'apposizione di apparati altri rispetto al corpo dell'architettura che risolvono alcuni problemi energetici. In realtà secondo me nel loro lavoro c'è una visione di sostenibilità molto più ampia e importante, diciamo veramente per il futuro del nostro pianeta, che ha a che fare con un'idea di sviluppo che deve essere sostenibile. Quindi diciamo questo già è un modo di approcciare a questo tema che per me non vuol dire che gli altri aspetti siano meno importanti, però probabilmente per il lavoro dell'architetto è più interessante questo approccio al tema della sostenibilità. Poi lasciatemi dire due parole sulla parola partecipazione, perché io credo che in quello che loro ci faranno vedere oggi c'è tanto di partecipazione. In realtà io personalmente sono sempre stata molto critica sull'architettura della partecipazione, perché so che cosa, cioè, diciamo, parto dall'idea, conosco quello che è successo in Italia negli ultimi decenni e quindi cosa è diventata la pratica della partecipazione all'interno di un contesto culturale che è quello del nostro paese, in cui una malintesa idea di democrazia partecipativa porta all'idea che in realtà diciamo, l'interesse egoistico del singolo debba prevalere su quello degli altri. Ecco, la partecipazione non è questo, come loro ci dimostreranno attraverso il loro lavoro. Secondo me è proprio la costruzione di un'idea inclusiva del processo che porta alla realizzazione dell'architettura, e in questo senso secondo me ripartire da questo genere di lavori ci permette anche di riflettere su queste parole che spesso sono state abusate nella nostra pratica architettonica degli ultimi decenni, facendoci anche riflettere su come forse è possibile ripartire da qui anche per ristabilire un grado di comprensione reciproca fra il nostro lavoro e quello che è il quadro anche dell'opinione pubblica, ecco, a cui ci rivolgiamo. Prima di passare la parola a Federica, che introdurrà Marta molto, molto meglio di me, volevo solo dire, permettetemi solo una brevissima comunicazione di servizio per i più giovani presenti in sala, per gli studenti e per i dottorandi. Come voi sapete, ogni conferenza di Archidiap vi permette poi di avere accesso alla possibilità di avere dei crediti, dei CFU formativi. Per fare questa cosa noi non chiediamo, come succede in altri casi, la presenza alla conferenza e poi la redazione di un breve testo di riassunto. Noi chiediamo che venga caricato una scheda sul sito, quindi in questo modo vi diamo anche un pochino l'opportunità di diventare autori di una piccola scheda di un'opera.
Per chi di voi fosse interessato a questo genere di riconoscimento crediti, c'è Matteo Lauriola, che alcuni di voi forse hanno già conosciuto perché alcuni già si sono iscritti, che ha una lista con una serie di opere che mancano in questo sito e che noi pensiamo potesse essere interessante, diciamo, caricare al più presto. Quindi per chi di voi è interessato a questo genere di attività, vi preghiamo di rimanere 10 minuti, un quarto d'ora al termine della conferenza e così vi iscrivete su questa. L'ultima cosa, e poi non leviamo tempo a Marta, l'ultima cosa è che chiaramente questo approccio tematico che sta cercando di avere Archidiap in questa sua nuova fase, stiamo cercando di portarlo un po' su tutti i livelli, quindi come già sanno i coordinatori dei dottorati e forse molti dei dottorandi presenti in sala, stiamo per lanciare un seminario di dottorato a dottorati congiunti sul tema recinti, quindi ancora una volta tematico, anche se chiaramente si tratta di temi un po' diversi, no, che hanno a che fare con i fondamenti dello spazio architettonico. Si tratta di un seminario che partirà il giorno 13 febbraio, vi arriverà una comunicazione via mail chiaramente alla segreteria quindi invito anche chi non si fosse ancora iscritto comunque a venire a sentire di che si tratta, perché magari vi interessa. Si concluderà con una giornata di studi che si terrà il 23 aprile e noi speriamo che porterà poi a una pubblicazione anche, che insomma non sarebbe male per chi segue i corsi di dottorato. A questo punto io mi taccio e do la parola a Francesco Camilli, che ringrazio per avere aiutato ad organizzare questo evento. Lui farà da moderatore a questo pomeriggio e lascio a lui il compito di introdurre Federica e poi Marta. Grazie. Dunque, l'iniziativa di oggi parte in realtà dalla mia tesi di dottorato, perché io, appunto, si è parlato di partecipazione, mi sono occupato di partecipazione nella mia tesi di dottorato e appunto a un certo punto mi era stato suggerito, prima di iniziare il dottorato, di partecipare alle selezioni del servizio civile per poi andare a fare l'architetto nella selva peruviana. Erano tempi, sai, da neolaureati, disoccupati, sembrava una cosa molto interessante, suggerita da un'amica che aveva conosciuto Marta, me ne aveva parlato in maniera molto positiva. Non fui selezionato, però mi rimase questa cosa in testa e l'ho riciclata, adesso il termine è brutto, però insomma l'ho riutilizzata questa cosa per il dottorato, e quindi quest'estate sono andato a sperimentare sul campo che cosa fosse Semillas, che cosa fosse il lavoro di Marta. Adesso no, non vi racconterò tutto, vi racconto giusto un aneddoto. Quando siamo andati a visitare la scuola di Santa Elena, che credo ci farete vedere, e il direttore della scuola, a parte insomma un'accoglienza quasi militaresca degli studenti tutti schierati sul campo da sport che c'è lì fuori, no, era Santa Elena, e insomma questo direttore accolse Marta dicendole: sei la nostra sindaca, sei la nostra vera sindaca. Perché appunto, ora ho un ricordo un po' vago di quello che disse, però il concetto era che lei arrivava lì e affrontava i problemi diciamo mettendoli in fila in maniera razionale, ma insomma affrontandoli di petto e portandoli a soluzione. Quindi appunto il lavoro secondo me di Semillas si distingue proprio per il fatto di avere una concretezza che unisce gli aspetti della partecipazione in maniera razionale e costruttiva, gli aspetti dell'architettura nella maniera secondo me quella più giusta che si può fare lì giù venendo da fuori, e appunto poi fatto da qualcuno che è uscito fuori dai banchi di questa facoltà, che mi sembra come dire doveroso oggi sentire cosa ha prodotto. Lascio la parola. Grazie a tutti. Allora, il mio
ruolo è quello di introdurre con grandissimo piacere il lavoro di questo interessante collettivo, diciamo, che ha una, come dire, tante anime e obiettivi comuni, che è appunto il collettivo Semillas, fondato da Marta Maccaglia, con la quale stanno collaborando tante persone. Qui sono presenti questo pomeriggio Giulia Perri e Susanna Olivieri. La cosa molto interessante e molto, diciamo, così significativa per noi è che sono tutte e tre, come dire, si sono formate qui. In modo particolare, vorrei ricordare che sono i 10 anni dalla laurea di Marta, quindi è anche un'occasione significativa per non soltanto incontrare di nuovo la sua relatrice, che è qui con noi, Anna Giovannelli, ma anche così per fare un primo bilancio, no? Perché poi la nostra vita è anche fatta così, di fare un po' il punto a 10 anni dalla laurea e capire un po', no? Andate e ritorni di rapporti, relazioni, eccetera. Mi sembra un'occasione bella, quindi gli diamo il benvenuto doppiamente. Come diceva brevemente nella introduzione Emanuela Reitano, questo incontro segna un po' l'inizio di un ciclo di conferenze che si protrarrà durante, insomma, il corso della primavera, organizzato, concepito assieme a Caterina Padua-Schioppa su questo tema abbastanza, come dire, suggerente, progetti per l'educazione e per la conoscenza, l'abbiamo denominato. È un, come dire, un fil rouge, perché in qualche modo individua un tema sul quale si è tornati recentemente a ragionare, sperimentare e investire. Quindi, anche se le risorse economiche sull'architettura sono sempre molto esigue, soprattutto in periodi di crisi come questo, questa tematica però intercetta probabilmente un grado di interesse e di necessità, potremmo dire, in questo momento nel mondo, che fa sì che, nonostante, come dire, la crisi, i termini rispetto ai quali si riesce ancora a puntare l'interesse, che sono quelli di integrazione, di bene comune, quindi l'architettura intesa come un sistema di risorse che possano in qualche modo essere utilizzate ed essere messe a disposizione, no? Per risolvere alcune delle questioni cruciali che caratterizzano il vivere quotidiano. Abbiamo cercato però di programmare questi incontri in base a, così, abbiamo fissato dei parametri, messo dei paletti, cioè abbiamo pensato che forse a rappresentare bene questo tema oggigiorno rispetto a queste tematiche che ci sono a cuore, di individuare progetti e figure di persone che si sono formate proprio a cavallo del nuovo millennio. In questo senso iniziamo con la più giovane di tutti, possiamo dirlo, insomma, Marta è nata nell'83, quindi si è formata in realtà all'inizio proprio del XXI secolo, si è laureata 10 anni fa, ma assieme a lei vedremo nei prossimi mesi figure di spicco dell'architettura italiana che si misurano però con l'architettura internazionale, come ad esempio i Modus, che hanno realizzato una serie di scuole in Alto Adige, Felt 72, hanno realizzato scuole in Italia e in Austria, ed altri che stiamo continuando, diciamo così, a contattare per cercare di ingaggiare in questo, come dire, per la costruzione di questo nuovo scenario. Marta Maccaglia, come dicevo, è appunto un architetto italiano, si è formata qui nella facoltà di architettura ed si è laureata nel 2010. Dopo aver lavorato per un po' di tempo attraverso una serie di occasioni che si è costruita, insomma, come un po' tutti gli architetti del nuovo millennio, no? Tra, diciamo, questa serie di relazioni di andata e ritorno tra l'Italia e il resto dell'Europa, prima di tutto, no? E Marta anche è stata in Spagna, dove ha lavorato da Carlos Ferrater, insomma, anche così, come dire, collezionando buone pratiche dell'esperienza professionale. Ha poi invece abbracciato una esperienza più legata all'impegno sociale attraverso proprio diciamo, il prestare servizio al Servizio Civile Internazionale, ed è andata a lavorare nella selva in Perù, dove
ha vissuto per più di 5 anni, quindi anche, come dire, ci sono i genitori, ma si può dire in situazioni abbastanza, come diciamo, forti, no? È stata 5 anni un po' tagliata fuori dal mondo, senza internet, insomma, in situazioni in cui la pratica dell'architettura e del lavoro era messa a dura prova anche dalla quotidianità abbastanza, diciamo, estrema in cui la Marca Maccagli ha vissuto, ha lavorato. Tutto questo ha prodotto una serie di esperienze di architetture sorprendenti. Io conoscevo le sue cose, ma devo ringraziarla per avermi dato l'opportunità di soffermarmi sui suoi progetti, alcuni dei quali devo dire di grande qualità architettonica. La cosa interessante è che questa fuga di cervelli che caratterizza il nostro paese fa sì però che ci siano, diciamo così, le condizioni germinali anche di architetture, per esempio, di grande qualità. Io non credo che sia casuale. Io penso che Marta abbia costruito e realizzato cose così belle anche perché si è formata e ha un background molto solido, di grande livello, insomma. Non sono soltanto belli gli edifici, ma sono funzionali le piante, sono abbastanza straordinarie le soluzioni tecniche legate, per esempio, alle condizioni proprio ergonomiche, diciamo, delle architetture stesse, adattate ovviamente al clima locale, che passano però attraverso il progetto di architettura e non attraverso semplicemente, diciamo così, la soluzione tecnica. E su questo, questo fa la differenza, io credo, no? È una differenza notevole. Brevemente volevo dire soltanto una cosa, che secondo me, diciamo, il grande battage culturale che poi queste architetture hanno avuto, soprattutto al di fuori dell'Europa, fatto salvo di un recente premio francese, no? Però, per esempio, la scuola di Jerusalem de Nignaro è stata vincitrice della Biennale Iberoamericana nel 2019, c'è stato un altro premio su la scuola secondaria di Ciuchi Bambiglia nella Biennale di Quito del 2014, fino a quando poi non c'è stato anche un premio per il concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione del Perù per lo sviluppo del catalogo di scuole modulari nella regione della Selva. Dimentico probabilmente qualcos'altro, ma i premi e le pubblicazioni sono moltissime. Nel corso della presentazione sicuramente Marta poi ce ne parlerà più dettagliatamente. Io credo che ci sia un momento storico particolare rispetto al quale questo tipo di architettura è stata, diciamo così, un pochino, passatemi il termine, sdoganata, ed ha, diciamo così, assunto un po' un ruolo paritario rispetto alle architetture, tra virgolette, patinate, che erano state, come dire, quelle di cui si era nutrito anche il panorama istituzionale, diciamo così, delle scuole di architettura. Ed è stata una biennale, banalmente, diciamo, c'è un nome e un cognome questo sdoganamento, secondo me. Si tratta della 15ª Mostra Internazionale di Venezia, curata da Alejandro Aravena, Reporting from the Front, in cui per la prima volta il punto di vista, diciamo, il punto di osservazione dell'architettura internazionale ha cambiato, diciamo così, baricentro, e da quel baricentro fortemente, diciamo, europocentrico, occidentalocentrico, quindi quando per Europa si intendono anche gli Stati Uniti, l'Australia e il Giappone, si è passati, diciamo così, come per la Croce del Sud, diciamo, no? A ribaltare i punti cardinali, e si è messi al centro, diciamo così, l'altro, quindi la Latino America, il Nord Africa, una certa parte del continente asiatico. Ecco, su questo io credo che il lavoro di Marta Maccagli e di Semillas trova profondamente le sue radici, un'architettura che si occupa di dare forma ai luoghi in cui viviamo, che banalmente sono case, scuole, edifici per l'istruzione, case, piazze, parchi, e che servono a migliorare la qualità della vita, no? Attraverso che cosa? Chatwin apre, diciamo, uno dei suoi passi più interessanti facendo parlare, diciamo così, la sua esperienza attraverso
verso lì un incontro con una signora di una certa età, meglio nota come la signora delle linee. Lei si chiama Maria Reiche, la quale stava attraversando il deserto peruviano per la prima volta cercando le tracce delle linee Nazca. La incontra in mezzo al deserto con una scala sulle spalle, ma non è una leggenda, è proprio la verità. La incontra con questa scala sulle spalle e lei praticamente cercava di rintracciare le tracce Nazca non calpestandole, e quindi salendo sulla scala, osservando e facendo dei rilievi. Lei era una matematica e quindi riusciva in qualche modo a rintracciarle in questa maniera. L'archeologa avrebbe potuto utilizzare una macchina e osservare le tracce arrampicandosi sul tetto dell'auto, ma in questo modo le avrebbe in parte distrutte, no? E quindi ha utilizzato la scarsità dei mezzi per superarla attraverso la creatività. Avrebbe potuto quindi con maggiore rapidità rintracciare le tracce Nazca attraverso dei mezzi a disposizione, ma con la sua semplice scala, e quindi con pertinenza ha cercato di valutare qual era la soluzione migliore, no? Con la scala non avrebbe distrutto le tracce che andava cercando. Io credo che il lavoro di Marta e di Semillas faccia proprio leva su questi due fattori, la creatività e la pertinenza, e mi auguro che continuino, diciamo così, a produrre architetture e processi, diciamo così, di costruzione così belli e così creativi al tempo stesso. Grazie, la parola a Marta. Allora, io sono un po' emozionata perché, vabbè, è la mia prima conferenza in Italia dopo aver passato per altri paesi europei in queste vacanze, che non sono state delle vacanze praticamente. Sono molto emozionata perché questa è la mia università, e ringrazio moltissimo Francesco, Emanuela e tutti voi per fare possibile questo evento qui, dove poi mi sono formata, e ringrazio anche le mie amiche, perché loro questa storia l'hanno già ascoltata varie volte, probabilmente con altri toni, no? Non orientata chissà all'architettura, ma più all'esperienza di vita. Ma credo che questa conferenza sia un po' un mix tra le due cose, perché è una storia dove poi nasce un'associazione senza fini di lucro che mescola un pochino la professione con la vita, e per la quale alla fine siamo architette italiane che ci ritroviamo poi a vivere un'esperienza nell'Amazzonia peruviana, a costruire scuole per un paese che poi non è il nostro, no? Però è un paese che ci ha aperto le porte, ci ha accolte e ci ha dato la possibilità di apportare a una società più giusta, probabilmente, o all'intento e il pensiero che abbiamo e la volontà e ciò che ci motiva, insomma, ecco. Se mi esce qualche parola in spagnolo, anche scusatemi, non sono più abituata a parlare in italiano, e meno del mio lavoro, perché realmente io mi sono formata qui alla Sapienza, ma poi le esperienze professionali che ho avuto sono state per la maggior parte fuori. In questa conferenza parleremo di processi partecipativi, della vita dietro progetti, di cooperazione e di come questa può essere anche una possibilità professionale, la cooperazione, l'architettura e la cooperazione, che a volte non, nell'immaginazione da studenti non lo pensiamo, no? Ricordo quando ero nelle aule scolastiche, pensavo di andare a finire, non so, qualche studio famoso d'Europa, poi credo che è stato meglio così. Mi è piaciuto di più, perché poi ho fatto entrambe le esperienze, no?
e la riscoperta del valore sociale del progetto architettonico visto come un intervento politico. E io dico che noi facciamo un intervento politico basato nell'azione, cioè una politica senza colori, ma una politica che cerca di dare pari opportunità al prossimo, in questo caso quello delle comunità native della selva peruviana. Vi racconterò come questa piccola associazione è nata, che oggi però fa grandi progetti. Sono 10 anni della mia laurea, 8 scuole costruite, 2 residenze scolastiche, 1 centro comunitario. Tutti i progetti che sono iniziati dalla ricerca dei fondi all'ultimo mattone, anche all'accompagnamento nel suo funzionamento. E poi ascolteremo anche la preziosa testimonianza di Susanna e di Giulia, che sono venute in Perù nel servizio civile, così come anch'io ho iniziato questa storia in Perù, e daranno testimonianza di 2 progetti nel quale hanno partecipato anche loro. E, ok, inizio. Poi leggerò, mi perdo le parole. E vedrò come va la cosa, però io generalmente dialogo un po' con la gente che sta nella conferenza, vediamo come voi reagite. Vedo che è un pubblico misto tra studenti e professore, c'è la mia professoressa scrittrice di tesi, emozionante rivederla, anche lei, vi ringrazio Anna per essere qui. E, vabbè, via. che cosa facciamo? Quindi ci occupiamo di progetti di ricerca, di laboratori partecipativi e costruiamo principalmente scuole. Nella selva abbiamo lavorato anche a Lima e nelle periferie di Lima. Siamo una piccola associazione, attualmente siamo 4 architetti, però come vedete qua ci sono molti volti perché nonostante siamo un'organizzazione di architetti per la maggior parte stranieri, quindi italiani, attualmente c'è un architetto cileno, i volti che vedete qui sono le persone del luogo, perché finalmente lavoriamo con le comunità nelle quali poi operiamo. Ad oggi abbiamo realizzato, come vi dicevo, 7 strutture scolastiche, 1 centro comunitario, 2 residenze per studenti, e se tiriamo i conti, ciò che poi piace tantissimo all'ONG è questi numeri, no, dei beneficiari, quindi saranno più di 2000, ma saranno più di 2000 perché poi gli studenti ne sono passati molte per le nostre scuole. E un'altra cosa che caratterizza il nostro lavoro è che lavorando poi con operai locali, insomma, abbiamo anche formato nel campo della costruzione anche vari lavoratori. Tutto ciò è stato possibile grazie alla cooperazione di diversi attori, tra attori e istituzioni locali e internazionali. Il principale finanziatore che abbiamo avuto è stato Costa Foundation, che è una fondazione inglese che ci ha sostenuto fin dai primi progetti che sono stati sviluppati nella selva, e nostro alleato italiano è una ONG italiana che è la CPS, con la quale poi abbiamo un vincolo, una relazione, perché è ciò che ci vincola con il Servizio Civile Universale Italiano e per il quale poi riceviamo i giovani architetti. Localmente lavoriamo con il Ministero dell'Istruzione, con i comuni locali, i municipi locali, e principalmente e soprattutto con le comunità che poi sono beneficiate dai nostri progetti. Come dicevo, dopo l'università sono stata in Spagna a lavorare nello studio di Carlos Ferrater, e nel 2011 ho avuto l'opportunità di partecipare al Servizio Civile Internazionale. Questa è la ragione per la quale da Barcellona, che è dove vedo, sono finita a Lima. Questa immagine l'ho scattata dalla mia stanza, quindi la prima cosa che ho visto del Perù è stato Huaycan, che è un assentamento umano a est di Lima, e vabbè, letteralmente pensavo non resistere più di 10 giorni, sono 10 anni, e probabilmente ci rimarrò anche, no? Perché è una realtà molto diversa da quella a cui poi siamo abituati e dalla quale poi si impara moltissimo. Ma poi, insomma, il Perù Lima non è solamente la realtà della Lima informale,
ma anche della città formale, quella poi pianificata dagli architetti. Questo è un quartiere che è Miraflores, quindi è un quartiere, no, benestante, ma Lima ha molte facce, diciamo così, che sono queste, no? La Lima dello slum, della baraccopoli, la Lima della classe sociale alta, la Lima ciccia, no? La Lima dei concerti di cumbia, no? E tutte queste cose. E perché poi è così Lima? Lima è una storia particolare perché dagli anni 40 ad oggi è passato da 1 milione di abitanti a 10 milioni, quindi è una megalopoli enorme, di un'estensione gigantesca, e diciamo che il 70% della città è informale. La definiamo informale quella città che in questo caso è stata costruita senza l'accompagnamento degli architetti, senza alcuna pianificazione, però è stata abitata, poi abilitata, no? Quindi la gente iniziava a venire dalle Ande, dalla selva, a occupare la città, occupava un pezzettino di terreno, poi arrivava l'acqua, poi arrivava l'elettricità, e ancora oggi ci sono moltissime zone scoperte di Lima senza acqua né elettricità. Quindi poi, come architetti impegnati nel sociale, la domanda che ci facevamo era: ok, cioè, se queste città si sono costruite sole, è una realtà che non è solamente di Lima, è una realtà latinoamericana, città spontanee, autocostruite. Quindi la domanda che ci facevamo è: ma dov'è che dobbiamo stare noi? Dove dobbiamo stare? Questo 70% informale o nel 30% formale, che poi è quello in cui abbiamo partecipato? E quindi la nostra domanda era: cioè com'è che facciamo entrare in questo 70%? Non è come facciamo a restare in questo 30%, ma come facciamo ad andare dall'altro lato? E come facciamo ad andare dall'altro lato di questo muro? Questa foto è una foto che poi è stata pubblicata anche nell'Internazionale e in moltissimi giornali a livello intorno al mondo, perché è uno dei tanti muri di Berlino esistenti nel mondo, un muro di 12 chilometri che divide due distretti a Lima. Quindi nella parte destra, da questo lato, ci sono case con piscine, aree verdi, e dall'altro lato non arriva né acqua né elettricità, no? Quindi questa foto è un simbolo di quello che può essere una realtà sociale frammentata e molto contrastante, come quella del Latino America, dove le differenze sociali sono molto marcate. Questa immagine è un poster che sta a casa mia, l'ho comprato in una fiera nel quartiere dove attualmente vivo, e lo mostro perché credo che alla fine questi muri fisici sono dei muri simbolici, e i primi muri che dovremmo abbattere probabilmente sono i muri che sono nella nostra testa, no? Questi muri che ci fanno sentire migranti e non cittadini del mondo, quando poi il diritto alla migrazione è di tutti. Quindi Lima è una di queste città dove la migrazione è venuta dallo stesso paese, dalle Ande, dalla selva, dove però purtroppo ci si sente sempre stranieri. E come è che è successo tutto ciò? Vi ho detto in principio che sono arrivata in Perù con il Servizio Civile Universale a Huaycan. Teoricamente arrivavo in servizio civile con un progetto di cooperazione, no? Il servizio civile credo che tutti conoscono, no, di cosa si tratta. Normalmente sono progetti di cooperazione internazionale o missione di pace, e danno l'opportunità a giovani italiani di partecipare a questo tipo di progetti. Io teoricamente partecipavo a un progetto di tutela all'infanzia e dovevo lavorare in un asilo come maestra, quindi nulla a che vedere con l'architettura, però me lo sentivo, dovevo partire, no? Ho visto che è arrivato anche Matticari da qualche parte, che lavorava a Terni in studio fa quello che senti, capito? Dico: ok, faccio quello che sento, però non c'è niente a che vedere con l'architettura, ma e dovevo lavorare in questo asilo. Ma quando sono arrivata in Perù, quindi a Huaycan, questo è quello che ho trovato: non ho trovato nulla, l'asilo non esisteva. Quindi
E quindi è un po' che è da questo inizio con il servizio civile che inizia un po' la voglia di fondare questa associazione, perché poi chissà, sono cose della vita, però c'era questa signora che si chiama Goretta, che è una ex suora, che poi stava, mandavi anche dalle suore, no? Perché era ribelle, e questa signora che mi accoglieva, il leader dell'organizzazione mi accoglieva in modo molto semplice e spontaneo, mi disse: vabbè, ma tu sei architetto, io ho un terreno, qua ci stanno i vicini, ma fallo st'asilo, no? E quindi, cioè, ovviamente io ero spaventatissima, adesso lo racconto ridendo, ma piangevo ogni giorno. Però questa signora credo che in certo modo ha influenzato molto la mia vita, perché mi ha tirato, no, nella piscina senza saper nuotare, perché non ho mai costruito, ho lavorato nell'ufficio Ferraterra, al CAD, insomma, ma lui ci ho parlato una volta, penso. Insomma, non ho mai costruito, non sapevo come si facesse, ma dopo 5 mesi, eccolo qua, insomma, una piccola struttura. Ecco, la giornale sembra questa piccola struttura che è un edificio di 150 metri quadrati, che la suora mi diceva deve sembrare una struttura povera, perché se la facciata sembra ricca, poi paghiamo più tasse, quindi inventati qualcosa per farlo sembrare che si mimetizzi, no? Quindi diciamo che qui stiamo adesso siamo molto formali, devo dire, però in questo momento, in questo contesto della città, che è la Lima informale, diciamo così, abbiamo costruito e basta. Poi si è formalizzata nel tempo la cosa. Anzi, devo dire che questo asilo è nato come un asilo privato, e poi lo Stato, quando l'ha visto, in questo caso il Ministero della Donna e dello Sviluppo Sociale, se ne è appropriato. Ha detto: che bello, perché normalmente come funziona poi. Poi ho paura di derubare, diventa lunghissima la conferenza, però penso che sia importante anche questo aspetto, perché così come la città si è costruita da sola, anche l'educazione si fa da sola, nel senso che poi quello che succede in questi contesti informali è che sono i genitori che mettono insieme forze, iniziano un asilo nella sala di casa di una vicina qualsiasi, una mamma si prende cura degli 8 bambini, così le altre mamme possono andare a lavorare. E poco a poco lo Stato assimila questa forma di autogestione scolastica, diciamo così, nel suo sistema. Quindi questa struttura scolastica nasce con il nome Wawawasi, che è la casa bambino in Quechua. È un programma dello Stato, in realtà, che vedendo questa struttura poi più organizzata, meno precaria delle altre, diciamo, è entrato anche a far parte, no, di un programma poi che è dello Stato. In queste parti della città, diciamo, si autocostruisce un po', no? La situazione, e così è stato anche in questo caso. Ecco, la magia qui è stato che realmente si è costruito senza. Cioè, che è un po' la storia poi, la semilla de semillas, perché alla fine. In 5 mesi, un po' con la ONG con la quale io venivo, un po' di raccolta fondi tra mamma, papà, le amiche, e abbiamo raccolto 10.000 euro. Cioè, sì, poi è stato un crowdfunding spontaneo, non è stata, cioè, la pizza sociale di Alessandra. Cioè, realmente l'unione fa la forza, ecco, l'ha detto. Cioè, realmente è così, perché. Realmente poi so queste piccole magie che sono successe così, realmente è come sono in Perù, c'è questa situazione, quindi la ONG inizia a mettere qualche fondo, la suora con i suoi amici preti iniziano a mettere qualche fondo, abbiamo raccolto 10.000 euro e è iniziata questa costruzione. Poi nei prossimi progetti vi racconterò anche come poi questo sistema si è formalizzato e è diventato, no, una cosa più istituzionale, eccetera, no? Io qui ero in servizio civile e dovevo lavorare in un asilo che non c'era, quindi è un po'. Quindi ecco. E eccolo qui. Poi Anna me l'ha ricordato oggi, questo
Piccolo Asilo è anche pubblicato in Casabella e io nemmeno mi accorgevo del valore architettonico che potesse avere questo piccolo spazio finché a Berlino 3 giorni fa Jean-Philippe Vassal ha detto la più bella opera, cioè c'ha tutto, proprio, dico, wow, non mi ero accorta. Però probabilmente è questa spontaneità e questa semplicità, no, che poi finalmente ne dà il valore. E oggi ospita 40 bambini e insomma, ecco, è iniziato tutto così, ecco. Questo è l'inizio. Entriamo un pochino a descrivere il contesto in modo molto semplice, spontaneo, come poi siamo noi, che non siamo chissà un'organizzazione di intellettuali, ma di persone che si sono formate sul campo, nel fare. Quindi parlo un pochino del Perù per inquadrare un po' tutti, magari non tutti lo conoscono, io quando sarò in Perù non sapevo niente proprio. Quindi ecco, e se mettiamo in Google Perù ci esce fuori, no, solamente, non so, il presidente Machu Picchu, che conosciamo del Perù. Molti colleghi italiani mi dicono, a Lima c'è l'altura, come fa? No, Lima sta nella costa e basta. O tipo, ma no, io sto in selva, non so le Ande, però cioè, non è che è normale, perché alla fine a volte non conosciamo nemmeno il territorio, no, dove viviamo, no? Figuriamoci. Quindi ecco, questa introduzione un po' per capire qual è il contesto del Perù. Quindi il Perù non è solamente Machu Picchu o Lima, il Perù è un paese molto diverso, molto ampio, con 3 regioni naturali, la costa, la sierra, le montagne arrivano fino a 6.000 metri di altezza e la selva, la foresta pluviale. Quindi la costa è solamente il 10% del territorio e diciamo che è il territorio che è più consolidato e più sviluppato, è il 10%. Poi ci sono le Ande, come vi dicevo, che sono montagne che arrivano a 6.000 metri di altezza, e la foresta amazzonica, che è il 61% del territorio peruviano. Quindi è molto ampia la presenza dell'Amazzonia nel Perù. E pensate che il Perù ha 30 milioni di abitanti e 10 milioni vivono a Lima, quindi già solo da questo possiamo intuire la problematica che ha a che vedere con un tema, no, di centralismo e di abbandono delle zone rurali, che è un po' dove noi finalmente siamo andati a finire, no? Quindi cioè, in architettura parliamo della urbe, della città, eccetera, e in Perù noi siamo andati a finire nelle zone più isolate, nelle zone dove la urbe non c'è praticamente, cioè lasciata a sé. E quindi, e pensiamo anche, no? Se pensiamo all'Italia, che sono 60 milioni di abitanti, che a Roma ne vivono 3 milioni, no? Quindi possiamo fare una comparazione e renderci conto di quanto poi è esteso il territorio peruviano e come queste zone della selva sono difficilmente raggiungibili. Noi abbiamo la sede nella selva centrale a San Martín di Pangoa e pensate che da Lima alla selva sono 350 chilometri più o meno, se non mi sbaglio, e ci mettiamo 12 ore per arrivarci. Quindi insomma, passiamo le Ande e andiamo dall'altro lato. La selva è un territorio molto culturale, molto enorme, e ancora sono presenti quello che sono le comunità indigene, le comunità native. Io non pensavo che esistessero più queste cose, invece sì, esistono e sono molto presenti. Pensate che nella provincia dove noi lavoriamo ci sono 120 comunità native di 3 etnie diverse. E oltretutto è una zona, è un'area che ha sofferto molto nel Perù, perché è un'area che è stata affettata molto dal conflitto armato interno e dal terrorismo, quindi è una zona che tutt'oggi soffre le conseguenze del narcotraffico, una delle maggiori produttrici di foglia di coca del Latino America. E come tutto ciò
ha influenzato la situazione dell'educazione, che poi è la tematica della conferenza di oggi e il tema del quale noi ci occupiamo principalmente. Quindi la localizzazione remota, le difficili geografie implicano elevati costi in investimento pubblico. Quindi che cosa succede? Queste aree sono state poi abbandonate per anni, sia per la situazione storica, sociale, che per investimento in educazione da parte dello Stato. E la zona, la provincia dove noi lavoriamo, pensate che nell'ambito rurale il 95% delle scuole non hanno acqua corrente né elettricità, e che quasi la metà sono in rischio di collasso, quindi o non esistono, no? Quindi sono queste strutture poi precarie fatte dai padri. Solo il 7% della popolazione termina gli studi di livello secondario. Quindi nella Amazzonia, in questa zona dove noi lavoriamo, ci troviamo con delle infrastrutture scolastiche di due tipi: o quelle costruite dai papà, dai genitori, in modo precario, senza pavimento, tavole di legno, che poi sono ambienti, no, che non rispondono alle necessità dello svolgimento delle attività pedagogiche e didattiche, o quelle costruite dallo Stato, che sono investimenti esorbitanti e sono delle semine di cemento dentro all'Amazzonia. Quindi questa è la situazione in cui ci ritroviamo, e oltre a ciò questo aspetto, no? Qui sono tre scuole, il modello, il prototipo proposto dal Ministero dell'Istruzione in Perù per la costa, la sierra e la selva. Voi potete vedere qualche minima differenza, e però abbiamo, no, introdotto e spiegato, no, che il Perù non è solo Machu Picchu o Lima, ma che c'è una diversità enorme, culturale, geografica, climatica, eccetera. Quindi e oltretutto, qual è un altro aspetto abbastanza triste? I colori politici. Perché i colori politici? Perché in questo caso, no, le scuole assumono i colori del governo regionale, per esempio, no? Quindi giallo, rosso e blu, perché è il colore del governo regionale, quindi deve avere, no, il manifesto politico di chi l'ha fatto, il lugare, invece poi l'architettura di riflettere, no, quello che è un riflesso culturale, io credo, soprattutto in questi contesti, no, più estremi. E quindi la domanda è: dov'è l'architettura? Non c'è l'architettura, perché non c'è, perché è completamente fuori contesto e non riflette nulla, no, né a livello poi funzionale nemmeno. Adesso passiamo ai progetti. Presenterò sei progetti in modo molto veloce, tranquilli, e approfitterò per parlare, approfondire o riflettere semplicemente su alcune tematiche per ogni progetto, che poi sono state le tematiche che ci hanno creato la nostra filosofia o il nostro modo operandi. E sono cinque progetti sviluppati nella selva con Semillas, un progetto invece accademico che svolgo con l'Università UCAL, nella quale insegno, che è a Lima, nella periferia limegna. Il primo progetto è l'aula multifunzionale Mazzaronchiari, che ha una storia un po' particolare, direi, perché in questa comunità siamo arrivati nel 2013 e c'erano 30 alunni in questa scuola, 30, e la maestra di questa scuola ci disse che avevano bisogno di una mensa scolastica. Quindi noi abbiamo poi cercato i fondi, abbiamo ottenuto $19,000, che è più o meno 17.000 euro, 18.000 euro, per costruire una piccola mensa scolastica. È molto poco, 17.000 euro, per costruire una mensa scolastica in questa zona. Perché è molto poco? Perché pensate che una borsa di cemento per portarla lì può costare tre volte di più che un prezzo normale per i costi di trasporto, eccetera. Quindi se facciamo un'analisi comparativa con le mense che costruisce lo Stato nella stessa zona,
diciamo che costano sui $60,000. Noi avevamo un terzo dei soldi, diciamo, di una mensa scolastica standard che si costruisce in questa zona. Però il problema non è finito lì, perché dopo che abbiamo trovato i fondi, disegnato la mensa, quindi eravamo pronti con il nostro progetto architettonico per costruirlo, torniamo nel 2014 e da 30 studenti che erano, adesso erano 120. Quindi insomma avevamo il cambio di situazione, era abbastanza problematico, per il quale la comunità non solo aveva bisogno di una mensa scolastica, ma aveva bisogno anche di aule. Quindi in modo molto spontaneo e semplice, ovviamente la comunità nativa, il capo della comunità, il capo del tribù, non so come, tribù mi sa brutto di dirlo, ci dice va bene, non c'è problema, ma noi abbiamo legno per costruire, abbiamo mano d'opera, noi possiamo aiutare a costruire, però per favore, cioè, disegnate, costruite, progettate qualcosa, una mensa che sia per 120 alunni. Quindi con gli architetti con cui lavoravo in questo momento, che sono Paolo Afonso, che in questo momento era Paolo Afonso, abbiamo progettato questo piccolo spazio, che è uno spazio multiuso con una piccola cucina, e che potesse funzionare da mensa scolastica, da aula o da sala riunioni, insomma. E eccolo qua, come, in un modo molto semplice, i muri si trasformano in tavoli con un sistema molto, molto semplice, e la struttura in legno, quindi eccoci qua costruendo con i vicini, con la comunità, e eccolo qua, questi sono i muri, questo è il tavolo, che lo spazio poi può usarsi da mensa scolastica per 120 studenti. Lo spazio poi si trasforma e viene usata, no, come sala da ballo, come aula psicomotrice, come aula per le lezioni. Quindi per i 3 anni questa struttura ha servito anche per 120 studenti che non avevano aule. Poi successivamente, una volta che si è visibilizzata la presenza di questa comunità fronte allo Stato, lo Stato ha costruito altre 4 aule. Quindi poi uno riflette anche un po' nell'impatto che si tiene con questo tipo di progetti. Pensate che nelle comunità native molti bimbi che nascono non hanno nemmeno un documento di nascita, quindi lo Stato nemmeno sa che esistono. Una volta che si è innescato questo processo, anche lo Stato si è fatto carico di ciò che è il suo ruolo, che è quello di fornire una struttura scolastica. Questa immagine anche mi piace molto, perché queste sono finestre, no? Normalmente dalle finestre guardiamo da dentro verso fuori, no? Vediamo cosa succede nell'esterno. Invece qua che succede? Qua guardano dentro. E ecco qua lo spazio, no? Una specie di spazio pubblico, di piazza nello spazio interno, no? Quindi eccolo qua. E in questo progetto anche la corteccia dei tronchi che arrivavano in cantiere è stata usata, no, per il timpano della struttura. Poi Santa Elena, che è il progetto che menzionava Francesco prima, questa comunità abbiamo iniziato a lavorare nel 2014, e in questo progetto rifletteremo sulla particolarità che è la progettazione e il disegno, come il disegno deve essere, la progettazione architettonica è unica e risponde a delle caratteristiche specifiche e locali. Quindi a Santa Elena siamo arrivati per indicazione del Ministero dell'Istruzione del Perù. È ubicata in un punto strategico della selva. Quindi voi pensate, in questo territorio così esteso, quello che è la selva, ovviamente il reclamo allo Stato è che ogni comunità deve avere la sua scuola. Però sarebbe inviabile, no? Sarebbe improponibile, perché, come dicevamo prima, solo i 2/3 della popolazione peruviana vive in queste zone della selva, quindi la ruralità in Perù è caratterizzata da queste comunità che stanno disperse, senza vie d'accesso, molto precarie, e sarebbe impensabile di fare scuole secondarie o primarie in tutte le comunità, dove magari ci sono solamente 10 o 15 studenti. Quindi la strategia era quella di mettersi in un punto strategico che potesse beneficiare
altra comunità. In questo caso sono 14 comunità nella cuenca Saniveni. E siamo arrivati lì per indicazione del Ministero dell'Istruzione. La comunità aveva scelto un lotto molto stretto e molto angosto, si dice, stretto e lungo, e non potevamo poi costruire nella parte ovest del terreno per le caratteristiche del suolo. Quindi dopo lo studio di suolo, ci rendevamo conto che solo nella parte est del terreno potevamo costruire per le caratteristiche del terreno. Il volume prendeva forma e dovevamo poi costruire un secondo livello, poi il volume si adatta alla topografia, alla forma del lotto, e oltretutto, insomma, con questo orientamento est-ovest non era nemmeno, diciamo, ben orientato per le aule, no? Si cercava che il soleamento non fosse diretto all'interno degli spazi. E quindi poi abbiamo messo un bresolail nella facciata ovest e un sistema di finestre che permettessero una illuminazione indiretta degli spazi. E ecco qua il risultato: un corridoio lunghissimo attraversa tutto l'edificio, e il programma si divide in due parti, una parte didattica con le aule, una parte amministrativa con poi quello che sono, no, gli ambienti come biblioteca, amministrazione, eccetera. Un patio a doppia altezza divide due blocchi programmatici nel centro dello spazio. Un'attenzione poi a quello che è il disegno bioclimatico. Il disegno bioclimatico poi con tecnologie locali, no? Senza ventilazione incrociata, effetto Venturi, ecco, basta. In questo caso non avevamo nemmeno acqua né elettricità, quindi il cantiere è stato abbastanza complicato, però insomma ce l'abbiamo fatta. Certo, la mescla del cemento con l'acqua della pioggia, lo sappiamo, non si fa, però abbiamo fatto così. E in questo caso non c'era acqua, il nostro tetto funziona come canale per raccogliere le acque piovane, e due cisterne sono sopra adiacenti ai bagni e poi alimentano i servizi igienici per gravità. Quindi una scuola che può funzionare senza elettricità e senza acqua. Poi, come succede, siamo in selva, c'è tanta pioggia, usiamo quella, no? Però il problema è che non ci sono le strutture che canalizzano le acque. In questo caso poi siamo in una cumbra che è come la parte più alta della montagna. Questo è il corridoio che attraversa l'intero edificio. Quello che cerchiamo poi nell'ambiente scolastico è creare una connessione visiva tra orizzontalmente, verticalmente, e nonostante il blocco poi costruito è un blocco massiccio, no? È molto lungo, abbiamo sempre la percezione di dove sono le aule, dove è il compagno di scuola, eccetera. I dettagli costruttivi, come potete apprezzare, sono dettagli costruttivi molto semplici, perché poi senza elettricità, senza una manodopera poi così altamente specializzata, quello che cerchiamo sono dettagli costruttivi semplici e un disegno di basso costo, finalmente. Quindi non abbiamo finiture, tutto è faccia vista praticamente, no? Quindi se possiamo risparmiare nella sabbia, si dice così, non so, la bella è la messa, sì. Lo facciamo. E questo è il risultato. Questo è lo spazio, no, del patio centrale, e ha una scuola aperta, perché qua non ci sono porte della scuola, la scuola è aperta, si arriva da tutti i lati. Eccolo qua. Poi la ultima settimana del cantiere, anche il sindaco si prende coraggio e dice: no, vi regalo un po' di borsa di cemento, fate anche il campo da calcio. E quindi poi questa scuola, oltre ad avere il ruolo, no, di scuola, diventa un punto catalizzatore sociale per le comunità intorno, e diventa un punto, in questo caso, no, di incontro sportivo.
Il terzo progetto è la scuola primaria di Gerusalemme Mignaro. In questo progetto riflettiamo in quello che sono gli spazi educativi perché poi a un certo punto ciò che ci chiedevamo in questa ricerca di strutture scolastiche che siano adatte al luogo, una domanda che ci facevamo era se i bambini della selva, delle zone rurali, delle comunità indigene imparano nello stesso modo dei bambini nelle città, nei centri urbani, e vivendo lì credo che non è così, insomma. Ce lo dice anche il nostro carissimo pedagogista frato Francesco Tonucci, italiano, molto conosciuto tra l'altro in Latino America, no? Questa dose di rischio e di immaginazione ce l'hanno i bambini, no? Quindi pensiamo se i bambini della selva che nascono, crescono in libertà in mezzo alla natura, no? Possano poi immaginare, emozionarsi e divertirsi nelle scuole che poi vengono costruite in Perù, come quelle immagini che vi mostravo prima, no? Anche questa frase mi piace molto del neuropsicologo José Ramón Gamo, che dice che per imparare abbiamo bisogno di emozionarci, no? Questo credo che vale per tutte le età, non vale solo per i bambini, sempre impariamo da bambini ad adulti, da vecchi, sempre, e se non ci emozioniamo non impariamo, non cresciamo. E quindi come possono poi i bambini della selva emozionarsi in scuole circondate da muri? Pensate che in Perù gli studenti marciano come militari per entrare nelle loro aule. Le scuole hanno finestre alte sempre, perché la prima cosa che poi anche a livello normativo il ministero dice: no, la finestra deve essere alta perché sennò i bambini si distraggono, devono guardare fuori, devono stare attenti a ciò che dice il professore. Quindi in questa riflessione di cercare di proporre degli spazi adeguati per la realtà rurale dell'Amazzonia, pensiamo che si deve lavorare in cooperazione, e quindi non è che noi arriviamo con il nostro progetto bello e fatto a proporlo alla comunità, ma iniziamo a costruire questa architettura insieme. E è in cooperazione che abbiamo iniziato il progetto di Gerusalemme Mignaro. Questo è il giorno della prima pietra. In Perù si festeggia il primo giorno della sinaura, diciamo il primo giorno di cantiere, rompendo un champagne, in questo caso è una bottiglia di birra, viene massato, che è una bevanda tipica della selva, quello che c'era. E normalmente in questa cerimonia, diciamo così, si invita un padrino a rompere questa bottiglia, però ovviamente il padrino che fa? Questo anche in Italia, cioè il padrino che fa il regalo, ovviamente, no? Quindi sempre si cerca questa cosa, no, come un po' assistenzialista, paternalista, no, di qualcuno che ti fa questo famosissimo regalo. In questo caso un pochino ci siamo imposti, no, qui non riceviamo regali, qui lavoriamo insieme, quindi tutti mettiamo la mano su sto martello e rompiamo simbolicamente questa birra masato champagne che stava in questo caso. E è così che abbiamo iniziato questo progetto in cooperazione, lavorando insieme in tutte le sue fasi. In questa prima fase, che chiamiamo ricerca partecipativa, è un momento nel quale sviluppiamo dei laboratori con la comunità e ci conosciamo. Quindi noi pensiamo che
non possiamo proporre nulla se non conosciamo la realtà, le persone, il territorio dove poi andiamo ad operare. E per fare ciò, dato che questo non sta scritto in nessun libro, non lo troviamo in internet, non lo troviamo in nessuna parte, sono territori inesplorati, lo dobbiamo capire dialogando, lo dobbiamo conoscere dialogando. Nella seconda fase, il disegno partecipativo, progettazione partecipata, ciò che facciamo non è questa visione romantica o direi io sbagliata che a volte si ha, no? Che si fa il processo partecipato, quindi si ha quel pezzo di carta e bambini disegnano la scuola blu e la fai blu, ma assolutamente no, ognuno ha il suo ruolo in questo processo di cooperazione, in questo lavorare insieme e si rispetta, no? Quindi quello che noi facciamo in questa fase è ancora ricerca, cerchiamo di capire quali sono le attività che svolgono nelle scuole e che ruolo ha la scuola dentro della comunità, che ruolo ha questa scuola nella comunità, e probabilmente la scuola sarà l'unica infrastruttura pubblica presente nella comunità, quindi assume un ruolo abbastanza importante e molteplice. Troviamo il progetto architettonico, dove entra la voce degli architetti. Noi assumiamo tutte queste informazioni come parte integrante del progetto, applicando poi principi di disegno e progettazione molto semplici, con l'uso dei materiali locali, quindi un'architettura il più possibile a chilometro zero, che cerca un compromesso, dico io, tra quello che vorremmo e quello che possiamo fare, perché poi le nostre scuole vengono donate al Ministero dell'Istruzione del Perù e devono rispondere a delle normative molto rigide, così come anche le conosciamo in Italia. Quindi non è che siamo un gruppo di fricchettoni che vanno a costruire, cioè per niente proprio, l'80% facciamo burocrazie infinite e cerchiamo di rendere legali queste strutture che usano poi materiali locali le cui normative non ne approvano l'uso, quindi la nostra è una battaglia anche di cambio normativo, tant'è che adesso lavoriamo anche con il Ministero dell'Istruzione in questa lotta di cambio, perché se poi abbiamo norme che ci permettono di costruire solo in cemento nell'Amazzonia, insomma c'è qualche controsenso lì, e quindi ci lavoriamo su. Però la costruzione partecipata, e nuovamente la chiamiamo partecipata, e questa parola di partecipazione è come un cognome che accompagna tutte le fasi del progetto. Noi arriviamo alla costruzione con i nostri costruttori, maestri costruttori, con un falegname e un muratore, un capo muratore, e proponiamo alla comunità di lavorare nel cantiere. Quindi questo cantiere diventa un po' un'aula a porte aperte, quindi una scuola un po' per tutti. Noi impariamo un po' da loro, loro un po' da noi, no? E finalmente l'inaugurazione, come nella cerimonia della prima pietra, nuovamente adesso tutti volevano mettere la mano, no? Se nella prima pietra il padrino, il sindaco, la straniera si fa il regalo, no, adesso tutti volevano mettere la mano, e in questo caso vabbè, stiamo rompendo, no, una cosa così piena, ma satto nuovamente in simbolo e in festeggiamento, no, dell'inaugurazione. Ma l'inaugurazione non è la fine del progetto per noi, cioè per noi è l'inizio della vita del progetto, perché è quando finalmente possiamo vedere l'impatto del nostro lavoro nella vita delle persone, che l'architettura è per la gente, no? A volte gli architetti pensiamo che l'architettura, no, è per la foto, l'architettura è per la gente. In questo caso la scuola di Gerusalemme de Mignaro assume un ruolo pubblico all'interno della comunità, perché è l'unica infrastruttura pubblica, quindi poi viene usata anche per le celebrazioni comunitarie, per le feste, come sala di assemblea, come sala di esposizioni, come mensa scolastica, come biblioteca, e anche in questo caso, diciamo, un po' stirando e lottando contro le normative rigidissime dell'infrastruttura scolastica presenti nel Perù, cerchiamo di mescolare quello che sono gli spazi didattici con gli spazi ludici. Quindi
I corridoi diventano un'estensione degli spazi interni, i patio coperti, un punto di incontro per tutta la comunità e un punto di gioco. Il lavoro della mano con gli ingegneri fin dall'inizio del processo della progettazione architettonica, e in questo caso per esempio no, la struttura, il sistema portante, funge anche da cornice per le finestre e per le librerie. Quello che sono le finestre si piegano e diventano anche dei piccoli tetti, no, per generare un po' di ombra, e infatti no, poi le mamme tutte si mettono lì sotto per guardare, no, i loro bimbi che giocano. Gli spazi interni e gli spazi esterni sono sempre collegati, è un po' quello che impariamo dalla forma di vivere nelle comunità indigene. Quindi nella comunità indigena lo spazio esterno è lo spazio che più vive la persona. La natura, no, che si mette dentro l'architettura, in questo caso c'era una fila di alberi già presente nel lotto, ricordo benissimo il primo giorno di cantiere che il municipio ci offriva, no, la macchina per appianare un po' il terreno, quello che stava facendo è che buttava giù tutti gli alberi, ci siamo messi davanti, non lo fare. L'architettura, no, che si adatta poi a quello che è, no, la persistenza della natura. I bimbi si appropriano poi della scuola e creano un mondo immaginario dove i muri diventano, no, per arrampicarsi, le tavole in legno diventano per giocare a nascondino. E ecco qua, quindi se normalmente in una scuola i bimbi si vogliono scappare, perché poi le scuole assomigliano un po' alle carceri, no? In questo caso stanno tutto il giorno e sono felici. Queste che applaudono sono amiche mie, eh? Che comunque non c'è l'audio, però si sente. No, non ecco, ti accorto, lo mettiamo magari nell'ultimo video. Poi a radice di questo tipo di progetti nascono anche delle iniziative parallele. Questo è un workshop che abbiamo sviluppato, che abbiamo proposto in cooperazione con uno studio equatoriano, uno studio italiano, si chiama Parche Bambù. Questo workshop, quello che cercavamo era di dare valore a quello che sono i materiali locali, in questo caso il bambù, però è un progetto che è stato sviluppato e costruito in soli 5 giorni con un gruppo di studenti peruviani e stranieri, ma il cui processo è durato 5 mesi. Abbiamo iniziato il progetto giocando, no, sviluppando dei laboratori partecipativi con i bambini della comunità. Poi abbiamo organizzato una serie di seminari e conferenze riguardanti la coltivazione del bambù e finalmente la costruzione, che si è data con studenti nazionali e internazionali. Eccoci qua, e c'è un piccolo video. Un niño juega, la lluvia llega, pero se queda. Los niños juegan, la lluvia llega, pero se queda. Este tipo de procesos, más allá de la arquitectura, generan un montón de siembras, ¿no? Y esta transmisión de conocimientos se da en distintos niveles. El diseño, el proceso de construcción, todo tiene que partir de un entendimiento súper sólido de la comunidad y al mismo tiempo construirse con el aporte individual, es decir, participación de todos y un proceso de aprendizaje en común, comunitario. Nosotros aprendemos un montón de la comunidad, siempre agradecidos. La comunidad se queda con un poquito de nosotros. Bambú.
Ecco, giochi così, no? Chissà, in un ambito urbano non sarebbe possibile. Questo progetto è invece un centro comunitario, l'abbiamo inaugurato nemmeno un mese fa, credo, poco prima di venire in vacanza per Natale in Italia. E si trova in una comunità abbastanza isolata, ci si arriva con 4 ore di barca dopo le 12 ore di autobus da Lima. E una cosa particolare di questo progetto è che non è un progetto che nasce dalla cooperazione internazionale o da fondi europei, eccetera, ma chi ci è venuto a cercare è il capo della comunità. Quindi la soddisfazione di vedere come poi localmente uno ha un impatto nelle persone. Quindi il capo comunità arriva al nostro ufficio e ci dice che la sua comunità si sta contaminando, stanno costruendo in cemento, e che lo Stato gli aveva costruito un centro comunitario tutto in cemento, ma loro semplicemente non si sentivano rappresentati e non lo usavano, e che voleva che partecipassimo nella ricostruzione del loro centro comunitario, perché poi in realtà già se l'erano ricostruito in legno, hanno fatto una tettoia molto precaria, la volevano migliorare. Quindi poi noi entusiasti ci siamo messi in questo progetto, un progetto che cerca di ispirarsi dall'intorno, no? Quindi dagli input che potevamo ricevere dalla comunità, e un'architettura che potesse rispondere alle circostanze specifiche del luogo. Quindi una specie di piazza coperta, direi io, con un carattere molto pubblico, che assume la forma di un anfiteatro, e con un grande tetto che protegge poi dal forte sole, le forti piogge presenti in questo clima tropicale, un pavimento elevato per gli alluvioni, per gli allagamenti, e materiali che vengono solo dal luogo, perché poi il legno della stessa comunità, dei boschi della comunità, le pietre del fiume vicino e i mattoni fatti, no, in terra cotta una delle comunità vicine. Ecco il risultato di questo piccolo progetto che assume molteplici usi. Quindi questo è il risultato. Quindi questo anfiteatro che assume, no, questa forma circolare e non verticale, non frontale, eccola la parola, grazie Daria, e che viene usata, no, dalla comunità per distinti usi, come in questo caso, no, da sala da pranzo o da sfilata di moda, in questo caso la discoteca, e si usa di giorno e di notte, no? Ecco qua. Questo video comunque mi piace, perché uno non si aspetterebbe mai che nel mezzo della foresta amazzonica sento questa musica. Centro comunitario. È la soddisfazione grande per noi, no? In alcune conferenze che ho partecipato era: ma architetta, lei è fissata con la gente proprio, cioè normalmente tipo queste foto di architetti, no? Cioè solo una persona vede la scala, no? La scala umana rispetto alla scala architettonica, mentre nelle nostre foto sono piene di persone, perché alla fine pensiamo più all'uso che alla forma architettonica. Questo è l'ultimo progetto che presento. È un progetto al quale tengo molto, perché è dove poi sono arrivata, e quando, probabilmente non è tanto l'estetico, la forma architettonica, tant'è che è l'unico progetto che non, almeno fino adesso, non ha ricevuto premi, no, per la cosa architettonica, però è un progetto che sviluppiamo con gli studenti, quindi poi questa esperienza accumulata nella selva è andata a finire nelle aule universitarie.
Quindi sono arrivata a insegnare in questa università grazie all'invito di uno studio giovane molto conosciuto equatoriano, che è lo studio Al Borde. Era conosciuto oltretutto tra i 100 studi più importanti al mondo per Domus. Io li conoscevo, ci conoscevamo e volevano mettere su questo, diciamo, laboratorio di architettura partecipata a Lima, in una scuola di architettura privata. Quindi io sono tornata poi dopo 5 anni di selva a Lima, nelle aule universitarie. È un laboratorio che uguale passano per 3 distinte fasi, che sono delle fasi poi organiche, no? Non è prima la ricerca, poi la progettazione e poi la costruzione, ma va tutto in parallelo, è un andare e tornare da una fase all'altra. Questa comunità ha una storia particolare perché, come dicevamo prima, Lima è una città che si è costruita da sola per invasioni, quindi la gente arrivava dalle Ande e dalla selva, occupava il terreno e si insediava, e poi piano piano lo Stato forniva elettricità, acqua, eccetera. In questo caso uno dei vicini ci dice che avevano invaso i loro propri terreni, no? Quindi era qualcosa non tornava, come se è il tuo terreno, perché lo invadi? Ok, quindi in questa comunità sono arrivati deportati del terrorismo che c'è stato in Perù dagli anni '80. Quindi lo Stato ha indennizzato donando dei terreni nella periferia di Lima, in una zona industriale molto inquinata, senza acqua e senza luce, ha indennizzato queste persone che sono state vittime dello Stato oltretutto, quindi non di Sendero ma delle forze militari, con questi terreni che non hanno alcun valore e per il quale dal 2006 ad oggi ancora queste persone lottano per ottenere il titolo di proprietà. Quindi riemerge un problema sociale abbastanza forte. Mi hanno iniziato così i vicini di Nuovo Ammaneser, si chiama questa comunità, che anche il nome lo dice tutto, perché Nuovo Ammaneser è tipo nuova rinascita, nuovo, no? Come l'alba, sì, come rinascita del sole. E quindi questa è la situazione, no? Nella quale ci ritroviamo a lavorare con degli studenti universitari di secondo anno, la cui educazione ha nascosto questa parte di storia. Quindi, cioè, riceviamo degli alunni che non hanno mai sentito parlare di Sendero Luminoso né di terrorismo né di... Perché poi è un'università privata che riceve studenti benestanti che non sono mai andati dall'altro lato del muro, quindi, che è metaforico sempre, no? Però è una società molto frammentata. Ah, ecco, per spiegare questo progetto c'è un piccolo video. Così è quello che más nos interessa con l'alumnato. Todos los proyectos de arquitectura deberían ser participativos. Por lo tanto, la manera de hacer la arquitectura, de entenderla, tiene también que transformarse. Estamos en, quizás en un nuevo amanecer de la arquitectura. Este es un proyecto que es un proyecto colectivo. Todos los alumnos visitan el barrio, entienden qué está pasando, hasta que al medio semestre llegan con una propuesta para ser construida que solucione los problemas que ellos detectaron. Y lo que proponemos es un taller basado en 5 pilares. El alumno en ese taller no solamente se forma como arquitecto, como profesional, sino que también se forma como persona, se forma como humano. Nosotros salimos al campo y lo que vamos a encontrar ahí son distintas realidades. Quizá lo que aprendemos es lo que sentimos en nuestra piel, en nuestro corazón. Lo aprendemos haciendo. Entonces, si tenemos que diseñar un detalle constructivo de un drywall o de un muro, pues lo hacemos en escala 1-1, directamente con la realidad. Vemos cómo se hace y lo que vemos es que en los alumnos esto tiene muchísimo impacto. Y entonces aprenden mucho más. Y una de las grandes preguntas es, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? En el momento de no contar con un presupuesto, el alumno tenía que pensar en estrategias creativas, en cómo podemos diseñar algo sin tener un presupuesto.
Así que los alumnos los acercamos también a este factor de la vida real, la gestión y también la forma de diseñar. Diseñamos espacios que puedan tener una sencillez constructiva porque finalmente lo construimos con nuestras manos. Buscamos que los alumnos se sensibilicen a una nueva forma de hacer arquitectura. Entonces, si actualmente en la ciudad informal no han participado los arquitectos, lo que buscamos es que los alumnos se acerquen a esta realidad. Entonces, si la arquitectura es el arte de hacer edificio y finalmente la ciudad, lo que buscamos es que los arquitectos futuros sean agentes de cambio para nuestra sociedad. Todo empieza con un proceso mutuo, ¿no? Un proceso dinámico. Eso quiere decir que nosotros hacíamos las cosas juntos, entre todos, ¿no? Tanto comunidad como alumnos. Y a los alumnos lo que le decimos es que quizá la mejor nota no la tiene quien tiene la mejor respuesta, sino quien tiene la mejor pregunta. Y es así que nos acercamos a los vecinos con muchísimas preguntas, porque este conocimiento lo vamos construyendo juntos. En el proyecto de Nuevo Amanecer iniciamos a trabajar en el 2017 gracias a la ONG CESAL, que fue como un puente para nosotros para llegar a esta comunidad. Cuando una vecina nos dijo, hemos invadido nuestros propios terrenos, y nos damos cuenta que era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque los vecinos de Nuevo Amanecer llegan aquí por una indemnización del Estado. Todos son víctimas del terrorismo por parte del Estado. En el 2017 empezamos con la Universidad UGAL a trabajar aquí, construyendo las bases para hacer un trabajo en conjunto y en cooperación. Y bueno, después de 2 años de trabajo ya nos damos cuenta que más instituciones se han sumado a este gran proyecto. Consideramos que esto es ejemplar, porque la universidad tiene como su misión formar a profesionales, pero acercarlos a la realidad, educarlos para saber afrontar la realidad, creo que no lo tienen muchos, y en este caso ha sucedido que vemos a los chicos trabajando y trabajando para otros. Los jóvenes han venido acá a querer experiencia y aparte nos aprenden y nos apoyan, ¿no? a tener algo más. Al final me di cuenta que el proyecto va más allá que el objeto construido, que eso lo hizo más vivo. Apostamos a que los arquitectos que estamos formando hoy serán responsables de transformar las ciudades del futuro. Da queste immagini, no, si può vedere qual è la realtà della periferia di Lima. Noi nel 2017 siamo arrivati in questa comunità, c'era questo piccolo edificio in cartongesso che non veniva usato dalla comunità, e adesso con gli studenti abbiamo costruito questi 2 piani, adesso stiamo terminando il secondo piano dell'edificio. Ma la cosa che la riflessione riguardo a questo progetto è che già ancora prima che pavimentassimo il primo piano, l'edificio già era in uso. Quindi questo processo di dialogo con la comunità ha innescato un senso di appropriazione, di proposta di attività dagli stessi leader comunitari che hanno iniziato a svolgere diverse attività in questo spazio. Non so se l'inglese o lo spagnolo, però più o meno credo che si capiva, no? Questi 5 punti, no? La realtà che è l'aula. Costruiamo con quello che abbiamo, che significa anche che gli studenti si avvicinano alla gestione. Abbiamo soldi, ok, non si può fare. Come lo facciamo? Se il 70% della città si è costruito da solo, anche noi potremmo fare qualcosa, no? Insieme alla comunità, per costruire poi uno spazio per la comunità e con la comunità. Il ruolo dell'architetto in un contesto latinoamericano, no? Che non è quell'ambizione che magari noi avevamo dell'architetto della firma, no? Però un architetto impegnato nel sociale, per la società. Quindi anche sensibilizzare un po' gli studenti fin dalle aule a assumere il loro ruolo fronte a una società latinoamericana molto ingiusta e disuguale, no? Quindi qualche riflessione finale, che è un po', no, cosa abbiamo imparato. Quindi noi non siamo uno studio di architettura.
architettura che prima ha montato sul suo ufficio il suo nome. Noi abbiamo iniziato, non c'avevamo un nome, non c'avevamo un ufficio, non c'avevamo un team, non c'avevamo niente. E piano piano ci siamo formalizzate, un po' come la realtà latinoamericana, no? Quindi dall'informale al formale, dall'illegale al legale, perché anche lì è stato un po' così. E in ogni progetto abbiamo imparato qualcosa. Nel primo progetto che abbiamo sviluppato nella selva, credo che la riflessione centrale sta nel lavoro in cooperazione, come possiamo fare molto con poco, no? Quindi nel caso di Mazzaron Chiara, che erano 30 alunni, poi erano 120, eccetera, il cambio di situazione ha fatto sì che succedessero poche cose, quindi che la comunità mettesse la sua mano d'opera, che da parte dei progettisti ci inventassimo un sistema multiuso e versatile. Con il progetto di Santa Elena le strategie della progettazione architettonica come rispondono a delle caratteristiche specifiche del luogo, no? Come in questo caso che il terreno non poteva essere edificato solo in una parte, quindi quando spiego questo progetto sempre penso che, non lo so, non poteva essere solo così, secondo me, no? Poi ovviamente ci sono mille modi per fare architettura, però in questo caso, no, sentiamo come che questa proposta architettonica risponde alle caratteristiche proprie del luogo. La sostenibilità in un progetto è inteso come sostenibilità di vita del progetto, quindi si inizia insieme, si finisce insieme, poi alla fine noi ce ne andremo, quindi questo processo partecipato che permette alla comunità di acquisire un'autonomia e un'azione propria fronte alle proprie strutture. È giusto questo? Non è giusto? No, probabilmente non è giusto, però in un luogo dove lo Stato praticamente è assente, vediamo che è l'unico cammino, almeno per il momento, no? Un'architettura ispirata dall'intorno, quindi in comunità isolate come quelle del Perù, delle comunità rurali indigene, dove insomma, per arrivarci sono 12 ore di autobus e 6 di barco, insomma l'unico modo è costruire con quello che c'è, in questo caso il legno e la pietra, no? E un'architettura poi che rifletta poi le necessità della comunità. Nel caso dell'ultimo progetto, che è quello di Nuova Manesera, la riflessione, no, del ruolo educativo che ha l'architettura, quindi l'impatto che ha sulla gente, sugli alunni, il ruolo pedagogico che ha l'architettura in questo caso e come da questo inizio, no, si innescano e si moltiplicano le azioni. Quindi la comunità da sola si è attivata e adesso questo spazio ha molteplici usi. E finalmente una riflessione che va un po' all'orientazione anche europea delle ONG, di questa visione romantica che abbiamo nella partecipazione, che non sia una partecipazione poi assistenzialista. Quindi quello che noi crediamo profondamente, in cui lavoriamo anche tanto con i giovani architetti che riceviamo, è che non siano, che non arriviamo con delle idee già strutturate, sennò che apprendiamo a disimparare e ricominciare un po', perché poi ci confrontiamo con un contesto che è completamente distinto da quello europeo e non abbiamo, no, la verità infusa da che, no? Se dobbiamo conoscere per poi proporre, e questo lo possiamo fare in cooperazione, quindi crediamo che c'è anche un rischio in queste buone intenzioni del fare il bene, no? Che dobbiamo costruire questo fare insieme, identificare con molta chiarezza quali sono i nostri interessi in questi progetti, l'interesse della comunità, l'interesse degli architetti, l'interesse dello Stato, e metterci finalmente d'accordo. Crediamo che questo sia l'unico modo per fare dei progetti sostenibili. Grazie. Solo un attimino prima di passare, no, al dibattito e alle domande, ci sono anche Giulia e Susanna che lavorano con Semillas da 2 anni, anche loro arrivate in Perù nel servizio civile e hanno partecipato in 2 progetti che vorrei che presentassero, perché sono gli ultimi 2 progetti inaugurati e diciamo che credo che è importante anche la loro partecipazione, perché è un po' quello che fa di Semillas qualcosa di speciale.
perché è una filosofia che si va rinnovando ogni anno anche grazie all'apporto dei giovani architetti italiani che vengono in Perù. Allora, mentre Susanna si prepara, poi viene anche Giulia, volevo soltanto brevemente, ringrazio moltissimo Marta per la generosissima lecture di questo pomeriggio, piena di tantissimi suggerimenti, anche loro si sono laureati qui, c'è un'altra relatrice che è Alessandra Capuano, che è qui con noi oggi pomeriggio. Tra tutti questi tanti riferimenti abbiamo poi nel corso diciamo di vari dialoghi con Marta scoperto che diciamo è stato questo secondo me ci porta poi come dire ad aprire un dibattito, no? Cioè come poi queste eccellenze che vanno e vengono tornano da noi e che cosa ci dobbiamo fare noi. No, ma certo, loro probabilmente se ne andranno, no? Però noi ci dobbiamo fare qualcosa con questo patrimonio, cioè questa dinamica di ida e vuelta, come direbbero in Perù, no? Non ci sono soltanto diciamo così, delle eccellenze di tipo formativo, ma Marta ci ha parlato di un rapporto tra il progetto e l'educazione. Molto profondamente radicato, che è un rapporto che ha una conseguenzialità molto nostra, cioè le pratiche formative e pedagogiche che Marta e Semiglia si utilizzano nelle loro opere sono quelle che hanno le radici italiane di Maria Montessori, Gianni Rodari, Francesco Tonucci, che è un grandissimo pedagogo contemporaneo, molto diciamo più noto, più conosciuto in Latino America che da noi, e quindi su questo secondo me dobbiamo forse anche aprire una piccola riflessione sul futuro di tutte queste energie che per ora sono lontane ma che forse potrebbero in parte no tornare da noi. Ok, buonasera a tutti, io mi chiamo Susanna Olivieri e faccio parte dell'equipe di Semiglia ormai da 2 anni e anch'io mi sono formata qui a Roma, mi sono laureata nel 2013. E prima ho fatto alcune esperienze sempre attraverso l'università con un Erasmus in Spagna e una tesi a Marrakesh. E in seguito alla mia tesi ho lavorato un periodo in Italia finché nel 2017 non mi imbatto in questo post su Facebook, per assurdo, una grande casualità. Leggo questa cosa del servizio civile, Semiglia, comincio a fare qualche ricerca e dico vabbè, è l'ultimo anno che lo posso fare. Mando la mia candidatura e grande casualità mi scelgono e quindi parto per il Perù. Io come Marta non conoscevo niente del Perù, non conoscevo niente del Latino America, quindi figlia della mia generazione, anche io scrivo su Google Perù Lima e questo è quello che mi compare. Una città completamente, una città moderna, verde, sul mare, bella, con questo cielo azzurro, questo sole. In realtà io e Giulia partiamo e anche noi arriviamo a Lima e arriviamo a Huaycan. Huaycan è un po' il fil rouge di tutte le persone di Semiglia, senza perché tutti arriviamo e arriviamo a Huaycan. Quindi stiamo lì più o meno una settimana, 10 giorni e cominciamo un po' a scontrarci con questa realtà. Piano piano conosco un po' Lima e capisco che, come diceva Marta, sì, Lima è anche questa parte più ricca, ma ha tante altre sfaccettature, la Lima informale e la Lima, appunto, come diciamo prima, delle grandi contraddizioni. La seconda grande esperienza che vivo in questo anno di servizio civile è l'anno in selva. Noi abbiamo passato 5 mesi a Lima e 7 mesi in selva, dove abbiamo vissuto lì. Siamo state inglobate subito dall'inizio in un progetto di una scuola iniziale e primaria, ovvero un asilo e una scuola elementare. Quindi io vado in selva il primo mese, cioè io arrivo a Lima, andiamo a Huaycan, ritorniamo nella città al centro di Lima e da lì ci portano subito in selva, dopo 2 settimane. Quindi era tipo... Che cosa sta succedendo? Cioè, era un continuo bombardamento di
di nuove emozioni, di nuove scoperte. Quindi arriviamo in selva e io conosco la selva attraverso gli occhi e i racconti di questa comunità, la comunità di Unione Alto Sani Beni, dove noi arriviamo proprio nella fase, io e Giulia, dell'investigazione partecipativa, cioè dei laboratori partecipativi. Quindi ci buttiamo a capofitto su questa nuova esperienza, diciamo, non l'avevamo mai fatto, Marta ci lancia in mano alla comunità e sviluppiamo diversi laboratori. La cosa fondamentale da raccontare probabilmente di questi laboratori che noi svolgiamo nella selva è che quando si arriva la domanda che viene fatta non è cosa volete, perché ovviamente le comunità molte volte non riescono a priorizzare o comunque non riescono a vedere effettivamente quali sono le necessità primarie. Probabilmente loro ti chiedono una piscina e non ti chiedono dei servizi igienici. Quindi quello che noi facciamo con questi laboratori è un'analisi della realtà, un'analisi della realtà delle comunità e quindi capire attraverso differenti attività quali sono le necessità di queste comunità. Perché fondamentalmente l'architettura non è altro che un mezzo per rispondere a queste necessità che noi vediamo attraverso questi laboratori partecipativi. E questi laboratori partecipativi si svolgono tantissime attività diverse dove noi gli chiediamo un po' di tutto, cioè cerchiamo di scoprire qual è la loro giornata tipo, la giornata tipo del Comuneros, dei bambini che vivono, che materiali utilizzano per la costruzione, che tecniche costruttive conoscono, come vedono loro la loro comunità, quindi disegniamo insieme la mappa, cerchiamo un po' di entrare proprio nella loro ottica. E mi ricordo c'è stato un punto abbastanza cruciale durante questi laboratori in cui i vari Comuneros ci raccontano la storia di questa comunità. Questa comunità anche era stata vittima del terrorismo, quello di cui prima vi parlava Marta, e era dovuto scappare dal territorio in cui viveva per tornarci poi tanti anni dopo. E quando noi arriviamo all'inizio in questa comunità ci rendiamo conto che nella zona vicino alla scuola, dove avremmo dovuto costruire la scuola, c'erano pochissime case. Ma sapevamo in realtà che la comunità era composta da 190 viviendas, cioè 190 abitazioni, 94 famiglie. Noi ci chiediamo dove sono tutte queste persone. In realtà, tornando dopo il periodo del terrorismo, queste persone ancora impaurite da quello che era successo si nascondono dentro la selva. Quindi è una comunità completamente dispersa. Normalmente le comunità sono abbastanza compatte, no? Abbiamo tutte queste case vicine, mentre loro si nascondono all'interno della selva. E quindi iniziamo a capire le prime necessità di questa, forse la necessità più grande di questa comunità, che era il bisogno di avere uno spazio pubblico, uno spazio comune dove incontrarsi, dove riconoscersi. Oltretutto le comunità native hanno una struttura abbastanza rigida, c'è un capo, c'è un rappresentante dei genitori, c'è un rappresentante delle mamme, quindi loro hanno proprio bisogno di uno spazio dove poter fare le loro riunioni, dove confrontarsi, dove fare le loro attività. Oltre a questo, che è stato diciamo il punto fondamentale che noi abbiamo riscontrato attraverso questi laboratori, l'abbiamo un po' le necessità climatiche, no? Diceva pure prima Marta, siamo nella selva, forte calore, forte radiazione solare, grandi piogge e nello stesso tempo la mancanza di acqua. Oltre a tutti questi vari elementi che noi abbiamo riscontrato durante i laboratori, un po' l'occhio della persona esterna che arriva, che vede il terreno, si rende conto un po' del posto dove dovremmo andare a costruire, e ci rendiamo conto che la presenza della natura è fortissima. Avevamo un lotto circondato a 360 gradi da questa foresta amazzonica che era una presenza troppo forte che non potevamo non tenere in conto. Quindi costruiamo questa scuola in questa zona completamente isolata. È una scuola, come vi dicevo, un asilo e una scuola elementare con all'interno anche una mensa, uno spazio multifunzionale, un laboratorio, una biblioteca, sala per professori, eccetera, eccetera. Però quello che dicevo prima, dai tailleur
abbiamo riscontrato le necessità. Quindi ancora una volta l'architettura è soltanto un mezzo per rispondere a queste necessità che abbiamo detectato. Quindi cosa facciamo? Iniziamo a pensare a un edificio abbastanza compatto che piano piano si va sgretolando, dividendo in varie parti, per creare uno spazio centrale che sia uno spazio pubblico. Lo spazio pubblico di cui parlavo prima, di cui probabilmente la comunità aveva bisogno. Quindi questo spazio, il nostro grande spazio centrale, che può essere, noi lo chiamiamo uno spazio multiuso, può essere utilizzato come mensa dai bambini, può essere utilizzato come spazio per le riunioni, può diventare una zona dove fare attività fisica quando fuori piove, e anche i corridoi laterali non diventano soltanto uno spazio di distribuzione, ma li abbiamo pensati come un'area dove stare. Infatti sono dei corridoi molto ampli. Normalmente nelle nostre normative noi abbiamo dei corridoi di 1,80 m, questi sono i 3,50 m. Perché? Per dargli una grande funzione oltre all'attraversamento. Quindi questi appunto sono questi spazi, questi corridoi. E lo spazio multifunzionale, anche qui l'ingegno, l'idea di creare questi tavoli che si possono aprire e chiudere in modo che lo spazio si trasforma e può essere una mensa, può essere una sala studio, può essere un'aula dove riunirsi, può essere tutto quello che riescono a immaginare. Quindi il grande tetto che abbraccia tutto l'edificio e fa sì che questi spazi siano coperti dal sole, coperti dalla pioggia, ma siano anche un grande canalizzatore di acqua. Quest'acqua viene immagazzinata, un po' come succede a Sant'Elena, e quindi riutilizzata nei bagni. La natura di cui parlavo all'inizio, il fatto che questa natura era così, la presenza della natura era così forte che non poteva essere non considerata all'interno del progetto, quindi questi grandi corridoi diventano dei cannocchiali che inquadrano lo spazio, la visuale sulla foresta amazzonica, e all'interno delle aule cerchiamo di creare delle pareti completamente permeabili verso l'esterno, in modo che la natura entra dentro. Questi bambini, come dicevamo, sono abituati a crescere e a apprendere con la natura, quindi ci sembrava giusto portarla dentro alla scuola. Quello che diceva un po' anche prima Marta di Semillas, noi quando disegniamo un edificio cerchiamo di avere una massima cura nei dettagli. Tutto quello che viene disegnato viene pensato dall'inizio, la struttura, i particolari. Quindi questi grandi i muri diventano porte che diventano pannelli espositivi, all'interno dei muri inseriamo queste nicchie che diventano delle sedute per i bambini, la scala diventa un elemento ludico, quindi i bambini felicissimi passano lì tutto il giorno a salire e scendere su queste scale. I muri delle scuole diventano delle librerie sfruttando il sistema costruttivo. Quindi una scuola che viene utilizzata, il nostro punto di partenza, quindi creare un nuovo spazio pubblico, diventa effettivamente, riusciamo a rispondere a questa necessità, anche perché, come diceva Marta, le nostre scuole non hanno porte, non hanno recinti, e cerchiamo di disegnarle in modo che possano essere utilizzate 24 ore su 24. Questa è la zona della biblioteca, dove anche qui i parapetti diventano librerie, diventano delle scrivanie dove studiare. E l'idea della scuola come una grande casa, un edificio che viene pensato per la comunità e che alla fine diventa della comunità, appunto perché attraverso il processo partecipativo, dai tailleur alla costruzione in cantiere insieme alla comunità, ai laboratori di artigianato che svolgiamo, la comunità viene così tanto involucrata, così tanto coinvolta all'interno di tutto il processo, che sente la scuola come sua, e quindi anche nell'utilizzo e nel mantenimento sicuramente avrà un occhio di riguardo per questi elementi. Quindi io torno in Italia
con poi dopo con l'opportunità poi di ripartire per il Perù, torno in Italia con questi due grandi insegnamenti fondamentalmente che ho appreso in tutto questo processo, quindi dai taglier partecipativi al disegno dell'edificio alla direzione del cantiere, perché noi eravamo lasciate così sul campo, no? A dover dirigere la costruzione insieme ai maestri costruttori e ai locali. Quindi questi grandi insegnamenti pratici, professionali, ma anche questa idea che l'architettura appunto sia semplicemente uno strumento per rispondere a delle necessità, quindi per aiutare un po' in qualche modo, no? Rendere la vita delle persone un po' più semplice probabilmente. E che il processo partecipativo è sicuramente un elemento che fa sentire l'edificio proprio della persona, se lo sente cucito addosso e quindi anche un po' responsabile di quello che è, dell'utilizzo e del mantenimento di quello che è stato fatto. Grazie. Buonasera a tutti, è molto emozionante stare qui, anche perché qui è stato dove ho ricevuto il primo discorso del rettore, il primo giorno di università, in cui diceva che solo il 2% saremmo diventati realmente architetti. È stata un po' una giornata un po' difficile. E ringrazio l'opportunità di poter condividere il lavoro che facciamo con Semillas. Ringrazio anche la mia relatrice per essere qui e sentirmi di nuovo raccontare un po' quello che facciamo. E anche io mi sono laureata qui alla Sapienza e arrivo a Semillas con Susanna, con il servizio civile. Però il mio arrivo è stato un po' diverso perché io c'ero già stata in Perù. Infatti io arrivo nel 2015 con l'Erasmus a Lima e quindi conosco questa diversità non solo attraverso l'informalità e la formalità della città, ma inizio a viaggiare e a conoscere questa diversità un po' in tutte le sue facce, in tutte le parti del Perù, quindi il Perù rurale, il Perù formale, urbano. E diciamo che lo strumento più forte per conoscere il Perù è stato quello della tesi, tesi che ho sviluppato in una zona della foresta amazzonica a sud del Perù, che oltre a insegnarmi tanto sulla ruralità in un contesto amazzonico, mi ha insegnato anche tanto delle problematiche reali, in quanto la mia tesi si occupava di cercare di rimediare e confrontarsi con una problematica molto complessa che è quella delle miniere illegali d'oro. E quindi diciamo che io arrivo in Perù un po' già con un'aspettativa, un po' con un senso critico quando ritorno con Semillas. È la casualità che io inizio a spulciare la pagina di Semillas come riferimento della mia tesi e mentre sto sulla pagina un giorno trovo scritto servizio civile, mi informo, partecipo e vengo presa. Quindi a 5 giorni dalla laurea parto per il Perù. E quindi quando arrivo in realtà il mio impatto non è stato lo shock culturale, perché io questo shock culturale l'avevo già avuto, l'avevo già vissuto, e per me è diventato già un po' capire in questa diversità qual è il mio ruolo sia come persona che come architetto. E credo di aver imparato già da subito 2 lezioni. La prima è che non esiste una definizione universale di buon vivere, di comfort, di qualità della vita, e che questa diversità va ascoltata, va capita per poter agire in questa diversità. E la seconda lezione è che l'architettura non è, come purtroppo spesso si insegna all'università, inizia con l'analisi di un territorio, va avanti con il disegno e finisce con la costruzione, ma è un processo che inizia molto prima, è molto più dinamico, molto più vivo, inizia già con i sogni, le necessità di quelle persone, inizia poi con l'analisi, continua con il processo, con la costruzione, e quando, come diceva Marta, quando finisce è realmente lì che inizia, perché è lì dove inizia a creare realmente un impatto nel territorio. Quindi la mia domanda è un po' capire come i progetti di Semillas realmente generano un impatto nel territorio, e vorrei raccontarlo attraverso il progetto che quest'anno ho seguito,
che è la residenza del Politecnico Sant'Elena. Adesso questo, il Politecnico è già stato raccontato da Marta, e quindi io il primo progetto che mi arrivo a visitare di Semillas per fare un'analisi dello stato attuale è proprio il Politecnico di Sant'Elena. Quindi io arrivo un po' con le stesse immagini che avete voi, di quello che ha fatto vedere Marta, quindi di questo spazio molto complesso a livello architettonico, con questi grandi spazi comunitari, una biblioteca a due piani, ma in realtà quello che trovo con mia grande sorpresa è questo. Quindi panico, no? Che cosa è successo? Qualcosa non ha funzionato? E invece no, qualcosa ha funzionato molto bene, perché nel momento in cui si crea una scuola in un territorio dove non esistevano scuole, ovviamente i ragazzi iniziano ad arrivare da 16 comunità e villaggi, e quindi il problema diventa: come faccio a camminare 5 ore per arrivare dal mio villaggio alla scuola? Quindi o non vado, o se ci vado mi devo organizzare in qualche modo. E quindi, in maniera, come sempre dicevamo, molto formale, molto informale, iniziano a vivere accampati. Quindi per esempio l'immagine di destra era la biblioteca, mentre l'immagine a sinistra è il laboratorio di scienza. O, dato che non entravano tutti, perché ovviamente le aule non si potevano accampare, iniziano anche a costruire con i papà delle case di fortuna, completamente disagiate. Nel senso, io quando arrivo e vedo questa situazione mi piange il cuore, perché anche io sono stata adolescente e per me la scuola non è mai stata questo, no? Non è mai stato questo grande sacrificio. E quindi in realtà me ne vado un po' da Sant'Elena con questa sensazione di dover fare qualcosa, e con mia grande stupore quest'anno arrivano i finanziamenti per costruire la nuova residenza. E quindi quindi arrivano questi 25-24 mila euro. E con questo dovevamo costruire una casa per più di 40 persone, contando anche poi tutti i servizi annessi, no? E quindi anche lì l'unico modo per riuscire a fare tutto ciò è attraverso la magia della cooperazione. Quindi iniziamo a capire chi siamo e ognuno cosa può fare. Quindi anche se il finanziatore in realtà è quello che mette gran parte dei soldi in fisico, in realtà la forza sta in tutti gli altri attori che lavorano dentro. E quindi c'è la CPS che manda i volontari, c'è Semillas che anche lì fa un po' un lavoro di togliersi un po' dal protagonismo della situazione, diventa un attore, però allo stesso tempo diventa il coordinatore, perché quello che abbiamo imparato già dal primo giorno è che il nostro ruolo è quello di moderare e di coordinare tutti i vari attori che lavorano nel territorio. Anche il governo locale aiuta, e quindi non solo con materiali, con apporto economico, ma anche nelle varie coordinazioni. Quindi abbiamo per esempio il municipio locale del distretto, della provincia, e la PAFA, che è l'organizzazione dei padri di famiglia, che anche se può sembrare non tanto importante, in realtà è il motore che dà più forza a tutti i nostri progetti. E quindi, come un po' spiegava Marta, no, noi iniziamo con questi laboratori, era una comunità che già conoscevamo, quindi l'approccio è stato un po' diverso, e abbiamo fatto moltissimi laboratori con i papà, con i ragazzi e con i professori, per identificare quelle che un po' abbiamo scritto come le problematiche, le necessità, i sogni che la comunità avesse. Quindi ovviamente in maniera molto banale, proteggere dalla pioggia e dal sole, che per noi può essere una cosa ovvia, ma come avete visto prima, no, gli spazi dove stavano non era così scontato. Diminuire i rumori, perché le baracche erano costruite con tetti in lamiera, e potete immaginare che nella foresta amazzonica non sia uno spazio molto silenzioso quando piove. Garantire spazi comodi, confortevoli, minima manutenzione, e soprattutto spazi sicuri, perché il problema era che questi ragazzi arrivano a 11 anni per la prima volta da soli, e sono in un territorio completamente isolato, perché il fatto di avere una scuola in un punto strategico nella foresta significa sulla cima di un monte nel mezzo della foresta amazzonica. Noi rispondiamo con le sintetizzo come due punti. Il primo è quello di pensare, dato che avevamo poche risorse, di non pensare alla residenza sola, ma la residenza lavora insieme alla scuola, e quindi diventa un progetto di un escuelogar, quindi scuola e casa, che lavorano insieme in modo tale da poter utilizzare 24H quelli che sono tutti gli spazi comuni della scuola. E quindi decidiamo di collocare il nostro progetto qui per creare quindi questa
questa grande piattaforma e dividere per il tema della sicurezza in due padiglioni, padiglioni delle ragazze e dei ragazzi. La seconda strategia, come sempre, strategia bioclimatica, capire che materiali avevamo a disposizione, capire anche come potevamo farlo. Perché il primo problema, come diceva Marta, nel terreno della scuola l'unica parte resistente era quella della scuola, quindi ci troviamo con un terreno che non era molto resistente e quindi insieme all'ingegnere decidiamo che l'unico modo era quello di, a parte fare una fondazione a platea, di lavorare con dei materiali più leggeri possibili, quindi mattoni e cemento con nostra grande felicità vengono ridotti al minimo e iniziamo a lavorare completamente in legno. E anche qui entra un po' dei taglieri partecipativi, impariamo che la comunità ha molta paura del legno, ha molta paura perché obiettivamente il legno va trattato bene, ha bisogno di manutenzione e spesso se non viene utilizzato nel modo opportuno ovviamente si deteriora e quindi decidiamo di costruire tutto in legno ma di utilizzare una doppia pelle in policarbonato per cercare di ridurre soprattutto il tema della manutenzione perché il legno si sarebbe conservato però solo con molta manutenzione. Quindi facciamo questa scelta, posizioniamo le aperture in modo tale che ci possa essere una ventilazione, diciamo, sia ventilazione incrociata ma anche ventilazione naturale attraverso la copertura. Quindi il tetto, non so se si vede qui, si allunga, si rigira e crea quindi questa intercapedine che permette una minima ventilazione costante. Adesso, dato che sia Marta che Susanna hanno parlato tantissimo dei laboratori, della partecipazione, vorrei un po' raccontare com'è un cantiere partecipato, no? Perché spesso quando racconto di quello che faccio mi dicono ah, ma quindi lo costruite con i papà? No, nel senso anche, ma il cantiere partecipato è un cantiere che, in cui partecipano tutti, quindi c'è la parte, siamo tutti dentro, non ci sono solo i papà, non è un cantiere naif, ma è un cantiere dove si rispettano standard, si rispettano normative. E prima di tutto, laboratori specializzati, quindi sì, ci siamo noi, quindi qua ci sono io insieme a uno dei laboratori controllando i ferri della fondazione, ma ci sono anche i laboratori dei nostri due maestri, il maestro falegname e il maestro muratore, che guidano tutto il cantiere. Dopodiché lavoriamo anche con le FAENAS. Adesso per noi italiani il concetto di FAENAS sembra una cosa molto bizzarra perché obiettivamente non è più un concetto moderno, però quello che succede è che a livello culturale in Perù sempre esiste questo concetto di FAENA. Per esempio se io non riesco a costruire casa mia chiedo aiuto ai miei vicini, i miei vicini con delle giornate di FAENAS mi aiutano in quello che possono. E la stessa cosa diventa, soprattutto nei territori più lontani, più diciamo dove la presenza dello Stato non c'è, diventa fondamentale come auto-organizzazione. Quindi attraverso le FAENAS si fa la manutenzione della scuola, ci si riunisce per pulire il fiume, per ricostruire il ponte che è caduto. E quindi noi abbiamo un po' inglobato questo concetto di FAENAS e lo tiriamo un po' dentro la nostra costruzione partecipata. E quindi le FAENAS vengono gestite però in maniera molto calibrata. Quindi sapendo che abbiamo una monovolanza che non è specializzata, ovviamente facciamo dei tipi di lavori molto più semplici. Quindi per esempio gli scavi della fondazione si fanno con FAENA. Anche il alzare le colonne, alzare le travi si fa con FAENA. Anche costruire l'esterno, perché ovviamente immaginate che con un budget così basso l'esterno viene sempre lasciato, cioè non è la prerogativa. E quindi quello che cerchiamo di fare è insieme alle mamme, insieme ai papà, anche quando piove e anche con un bambino sulle spalle, si fanno i lavori e si portano a termine. Il cantiere partecipato significa però anche condividere e quindi cerchiamo in ogni FAENAS, come questa foto a sinistra, di condividere quello che noi stiamo facendo e come lo stiamo facendo con i papà, con i bambini, con tutte le persone che arrivano in questa FAENA e come la foto a destra anche attraverso le assemblee, quindi come dicevano no, Marta è il sindaco, sì perché noi siamo lì in tutte le riunioni che loro fanno, quindi diventiamo un po' parte del gruppo, parte dell'equipe, non siamo noi e la comunità ma siamo tutti insieme per arrivare al nostro obiettivo. E dall'altro condividere significa anche condividere con gli studenti, in questo caso era un liceo che ha un indirizzo di falegnameria, quindi quello che abbiamo fatto è fare dei laboratori sulla sensibilizzazione del legno, quindi capire come si può utilizzare il legno e far vedere anche progetti di fuori, cioè di
in legno che possono arrivare da tutto il mondo, portare i ragazzi in cantiere, spiegargli un po' come facciamo le cose e dargli un incarico. E quindi in questo caso abbiamo deciso di affidargli la costruzione dei cassettoni, delle stanze, e i ragazzi hanno risposto in maniera super entusiasta, e anzi con tutti i pezzi che sono rimasti della costruzione hanno iniziato a costruire la casa del cane, il mobiletto per la stanza, la cucina. Quindi ha creato anche proprio una risposta molto bella da parte degli studenti. Gli studenti sono stati fondamentali, cioè, mentre già vi ho raccontato un po' la parte più architettonica, gli studenti sono stati importanti per capire gli spazi interni come si sviluppassero, perché facendo i laboratori la cosa più forte che usciva fuori era: io voglio il mio spazio personale. E quindi con una costruzione a basso costo, con uno spazio molto piccolo, dovevamo un po' inventarci un modo per riuscire ad avere degli spazi che fossero dall'intimità alla condivisione. E quindi un po' vi spiegherò il progetto come nasce, proprio dal pensare il mio letto, la mia stanza, alla mia casa. E quindi il primo passo è stato: ok, pensiamo la stanza, pensiamo il letto, e il letto viene pensato, non rispettiamo le misure minime dei letti a castello, iniziamo ad ampliare, a spingere un po' lo spazio, e tra le colonne, dato che comunque non avevamo soldi per fare pareti, quindi decidiamo che la colonna e il letto a castello diventi la nostra parete, e tra le colonne mettiamo scaffali, mettiamo prese, in modo tale da poter gestire questo spazio come se fosse proprio una casa. Quindi ognuno ha il suo spazio personale e la possibilità anche di chiuderlo, come forse si vede un po' qua sopra. Quindi qualcuno inizia a chiuderlo, qualcuno decide di lasciarlo aperto, e i cassettoni fatti dagli studenti, tra l'altro benissimo, diventano anche un'altra possibilità di posizionare e mettere al sicuro i propri gli oggetti personali. Lo spazio dal letto si espande verso la stanza, quindi la stanza, con questi cassettoni fatti con coperchio rigido proprio apposta, si tirano e i ragazzi iniziano a sedersi, quindi iniziano un po' a vivere la stanza in maniera molto più fluida, e da lì la stanza ha due porte scorrevoli, quindi si apre la porta e io dalla stanza riesco ad avere uno spazio ancora più grande che si espande e diventa corridoio. Gli spazi di condivisione però sono molto importanti, quindi anche lì abbiamo lavorato cercando di, ok, abbiamo un padiglione uomini, un padiglione donne, ma vogliamo che questi ragazzi si incontrino, e quindi pensiamo per esempio al lavandino come un grande lavandino comunitario che si trova all'accesso e che distribuisce tutti gli spazi. Gli incontri diventano anche banalmente la porta d'accesso che si apre completamente e permette di avere una connessione tra l'interno e l'esterno, e attraverso una pittura lavagna diventa anche uno spazio dove il ragazzo si può appropriare, dove può scrivere le proprie regole, dove può scrivere quello che vuole, i pensieri. E da lì un'altra cosa interessante è che nel momento in cui entra in uso tutto diventa un momento d'incontro, che era un po' quello che noi volevamo, no? E quindi il corridoio diventa un momento d'incontro, la finestra, da dentro guardo fuori, da fuori a dentro riesco ad avere un dialogo. E quindi la scuola, poi questa residenza si espande, diventa uno spazio aperto, quindi adesso vi spiego un po', perché in realtà questa pedana sembra un po' fuori luogo. Questo perché il progetto è stato pensato come un progetto modulare, quindi l'idea è che col tempo questo pannello di policarbonato si tolga, si continui a costruire e si richiuda. Quindi, dato che i materiali che ci sono arrivati dal municipio erano di più, abbiamo deciso di iniziare già a fare la fondazione e poi più avanti si continuerà a costruire. E quindi questo è il risultato, no? Una residenza che comunica con la scuola, è stata un'impresa complessa. Su questa sezione della residenza siamo stati un bel po', perché avevamo di fronte una scuola che forse tra quelle di Semillas è quella che ha l'impatto architettonico più forte, con queste linee molto decise, e quindi questo è il risultato. E parlando di cambiamenti e di impatto, gli impatti si stanno già generando, perché il numero di alunni iscritti per questo anno si è aumentato di 20 studenti che arrivano da una comunità nativa. Quindi l'idea è anche quella di catalizzare un po', di iniziare a diventare un polo di studio per tutta la Cuenca realmente. E un po' anche la comunità ha iniziato a visibilizzarsi, ma soprattutto a unirsi molto di più. E quindi anche durante il giorno dell'inaugurazione è stato molto interessante vedere come, nonostante un processo molto difficoltoso, tutta la comunità si senta comunque unita, no? Con questa residenza.
grazie. E vedendo queste ultime immagini, io sono stato lì a Santa Elena a Ferragosto, credo, e la residenza non c'era. La residenza non c'era, non c'era neanche, credo che fosse la fase di raccolta, forse la fase finale della raccolta fondi. È vero, sì, non c'era un cantiere. E diciamo che, come vi ho detto, appunto, io avevo provato a fare questa selezione per il servizio civile per andare a fare questa cosa, e adesso già rosicavo prima di non aver fatto l'esperienza, avendo visto queste ultime due ancora di più. E appunto, cioè, credo che la caratteristica fondamentale sia l'esperienza architettonica totale, nel senso che veramente copre. Le due ragazze che avete appena sentito si sono caricate, non dico da sole, ma insomma con grande indipendenza di quasi tutto il processo, e un processo che ha avuto bisogno della partecipazione. Io, vabbè, insomma, c'ho anche dei colleghi che mi spottano un po' su questo, però diciamo, io non credo che in una situazione del genere si possa operare architettonicamente senza la partecipazione, senza una partecipazione. No, ce ne parlo già abbastanza. No, si dice il peccato, non il peccatore. No, vabbè, è chiaro che la partecipazione è un tema abbastanza, come dire, divisivo, e no, divisivo non è la parola giusta, però è un tema che spesso viene visto con grande diffidenza. È chiaro i motivi per cui viene visto con grande diffidenza. Io l'intervista che ho fatto a Marta nel Gippone per scrivere il capitolo della tesi, ne abbiamo parlato lungamente del fatto che tutto questo tema dell'architettura socialmente impegnata, come dire, prende delle pieghe che certe volte non sono, cioè sono molto meno positive di quanto sembra. Si è parlato appunto di questo risalto che è stato dato all'architettura, diciamo, tra virgolette, impegnata rispetto all'architettura patinata. Ora, nel giro che abbiamo fatto con Marta quest'estate, ci ha portato a vedere anche, parlando di Aravena, la scuola fatta da Plan Selva, che era quella che era esposta nel padiglione peruviano durante il secondo posto della Biennale. Un bel progetto, devo dire, in generale, vedendolo così. Però penso abbiamo visto noi quattro progetti o cinque, non ricordo, questo l'abbiamo visto a metà. È stato molto significativo perché è un progetto appunto promosso dal governo, prima della Biennale della Ravena, in cui però intanto gli studenti avevano le mostrine militari, e su questo devo dire è stata la cosa più che ha fatto più impressione rispetto alle casacche degli Ashani, che è l'unica tribù di cui mi ricordo il nome, diciamo. E però ecco, erano di acciaio, erano delle strutture economiche, modulari, anche ben fatte, accoglienti, ma con l'acciaio, con la canalina di policarbonato, con la... Ecco, quindi... Appunto, quindi diciamo c'era questo grande contrasto tra le due cose. Ora non è difficile anche magari mostrarvi le immagini, una cosa del genere. E ecco, l'altra cosa, vabbè, questo introduce riflessioni di altro tipo. L'ultima conferenza sulle scuole che ricordo qui in facoltà fu di niente un po' di meno che Hermann Herzberger, che parlava della sua scuola realizzata alla Romanina, se non sbaglio, non ricordo mai il nome. E il problema che lui evidenziava di quella scuola era proprio che ci aveva dovuto fare il recinto. Si è parlato di scuole senza recinti, quello è un progetto a suo dire rovinato dal recinto, e qui capiamo forse ancora meglio quale sia l'importanza di quella cosa che notò lui. E io
diciamo, apro alle domande, nel senso c'è il tema di una sostenibilità a 360 gradi, c'è un tema di un'esperienza architettonica, anche, come dire, mi rivolgo agli studenti in questo, vedete come un'opportunità, diciamo, di questo tipo può far imparare, far confrontare con tutti gli aspetti della realizzazione di un edificio, come far capire anche il ruolo sociale dell'architetto, che non è soltanto un disegnatore, un realizzatore di cose belle, queste sono belle, ma parliamo di una bellezza di un altro livello. Io chiedo se ci sono... applicato a qualsiasi ambito e la risposta della partecipazione poi è diversa, non parlo di quantità, sono di risultati, no? Quindi cioè, diciamo che noi facciamo scuole in ambito rurale nella Amazzonia, però adesso stiamo lavorando anche con il Ministero dell'Istruzione del Perù per le scuole nella selva, però in ambito urbano, e la risposta è completamente diversa, quindi sì, sono recintate, no? Però questo recinto non è una barriera, no? Si cerca come che la scuola sia come un recinto che si può aprire, no? Un muro cieco alto 5 metri, no? Sennò come la scuola sia poi quello che è il nucleo di incontro della comunità, soprattutto nella selva, che è dove, cioè, la natura, il bosco è presente, quindi è una forma diversa. Quindi il metodo come partecipazione per me è sì tutta la vita, poi il sistema non ce lo permette perché sono altri tempi dei progetti, diciamo, fatti in altri contesti o con altri procedimenti, però per me sarebbe sì tutta la vita. Però la risposta che ti dà questa partecipazione è diversa, perché dipende, appunto, come menzionavi, da un contesto diverso. E la forma architettonica anche è diversa. Adesso la tematica della conferenza di oggi era anche educazione. Noi stiamo facendo le scuole per tutto il Perù, nella zona selva, e tra l'altro abbiamo vinto anche un concorso qua in Italia, scuole innovative, quindi potremmo parlare anche di quest'altra faccia dell'architettura, dell'edilizia scolastica più vicina alla nostra realtà, però sinceramente credo che questo possiamo andare su Arch Daily e vedere le piante, ce li studiamo. Quello che noi ci interessa parlare in conferenza è del processo, perché è quello a cui ci teniamo, no? C'è la fiamma? Perché no, vabbè.
durerà poco, probabilmente, anche, e che durerà poco, sicuramente. Qualche riflessione per quanto riguarda c'è un uomo nel nostro gruppo, però tutte donne, e in servizio civile tutte donne fanno comunque domanda, l'unico forse è stato Francesco che non l'hanno preso, capito? Però tutte donne, cioè, questi giorni nel Politecnico di Milano ero con Camillo Magni e Alessio del gruppo Arcoi, Architetti Senza Frontiere, dicevano no perché la cooperazione è donna, però i capi sono tutti maschi, anche questo, no? Però noi è una casualità, non è che non apriamo le porte agli uomini, anzi, benvenuti, cioè ci mancherebbe. Però è una circostanza, credo, e basta. Però sì, credo che Semillas ha una personalità molto femminile e molto italiana in un contesto molto estremo e diverso, e una sensibilità molto femminile, sicuramente una sensibilità aperta all'osservazione e all'ascolto. Non che gli uomini non l'abbiano, però probabilmente in modo diverso. No, vabbè, no. Non volevo essere cattiva, assolutamente. E dall'altro lato invece la riflessione sta non tanto in un discorso femminista, ma in un discorso che ha molto più a che vedere con le differenze culturali. Io ho svolto i primi progetti con un gruppo di architetti uomini, quindi eravamo 4, 3 uomini e io. Io sono andata a vivere nella selva, i uomini sono rimasti a Lima, in città. La prima reazione che c'è stata da parte delle comunità è stata tremenda. Mi tiravano le pietre, la mondezza, non c'era minima integrazione. Quindi non è che ovviamente oggi riusciamo, no, a avere dei risultati, perché già la gente ci crede a noi. Però all'inizio non è stato facile, non solo a livello di integrazione, ma io credo che sarebbe stato forse simile anche per un uomo e peruviano. Io ero donna e italiana, in una comunità nativa. Cioè. Però credo che sarebbe stato uguale per un limegno maschio, uguale, perché la questione era più la differenza culturale che di genere, se no di aprirsi a capire un modo diverso di vivere, di fare, eccetera. Quindi, cioè, e l'altra cosa è che le comunità native hanno sofferto molte promesse incompiute da parte dei politici, quindi, o delle ONG, cioè negli anni 90 arrivavano valangate di soldi dall'Italia in Perù, molti progetti, io ho visitato comunità native nel nord del Perù che c'erano solo le fondazioni, ma il fondo italo-peruviano, sono stati buttati via tanti soldi e tanti progetti non sono andati a buon fine. Quindi comunque nelle comunità native nessuno ti crede. Noi oggi abbiamo coltivato un compromesso così forte con il Perù che ci credono più a noi che ai loro connazionali. Perché comunque le comunità native considerano i peruviani come stranieri, così come a noi. Quindi un po', no, questo. L'altro aspetto era per quanto riguarda... Ah, ok. Sì, è una fessura preziosissima alla quale infatti si sta mettendo l'attenzione da parte di tutto il mondo. In Nord America si guarda al Latino America come un esempio di innovazione, perché c'è l'innovazione, perché c'è lo spazio per poter operare, perché dove tutto è completamente standardizzato già non c'è più la potenza creativa di poter fare niente, praticamente. Quindi è per quello che l'attenzione si sta puntando molto al Latino America, perché ancora ci sono questi spazi che dureranno poco, purtroppo, perché si sta cercando di fare norme per ogni cosa. Quindi finché c'è, cerchiamo di rompere gli schemi il più possibile. Nonostante noi oggi si operiamo in modo molto formale, cioè le nostre scuole vengono approvate preliminarmente dal Ministero, quindi facciamo delle battaglie politiche abbastanza forti con un tema normativo anche, no? Pensa tu che teoricamente il legno non si potrebbe usare nelle strutture scolastiche perché è considerato non antisismico, che sappiamo perfettamente, no? Che al contrario, però se non abbiamo una norma che ci copre fronte a questo agire non sarà mai possibile. Quindi stiamo lavorando in questo senso, ma è anche forse
uno degli obiettivi più grandi che abbiamo, perché ovviamente sì, lavoriamo in cooperazione, ci fa piacere per i bambini, eccetera, però quello che cerchiamo è un impatto non a corto termine, ma che abbia un impatto più forte. E quindi lavoriamo molto in questo senso. Ok, quindi in cooperazione, vabbè, inizia un po' come per circostanze chissà un po' della vita, perché il secondo progetto che abbiamo fatto, cioè il primo progetto che abbiamo fatto nella selva è stato per invito di un amico che lavora in una multinazionale che poteva partecipare a un fondo di finanziamento per una scuola nella selva, e quindi c'ho l'amici architetti e fanno il progetto gratis, li chiamo, no? Quindi è iniziato così. È iniziato sì per entusiasmo, che è questo entusiasmo che oggi cerchiamo di tenere a bada, perché lo consideriamo pericoloso, perché facciamo un lavoro serio, quindi non va fatto gratis e soprattutto non va fatto nel tempo libero, perché ha bisogno di tutte le fasi e di tutto il lavoro specializzato di cui ha bisogno. Sono scuole pubbliche, non è che facciamo, cioè quello che dicevo, non siamo un gruppo di hippie che vanno là e fanno le cose. No, al contrario, quindi la nostra lotta è anche quella di dare valore a questo tipo di procedere. Però quello che è successo è che abbiamo fatto il primo progetto, stato finanziato da questa fondazione, io ho iniziato un po' come volontaria, quindi con questo entusiasmo ingenuo, e poi l'ho trasformato nel mio lavoro. E poi si è moltiplicato, quindi adesso lavoriamo 4 architetti per l'associazione, ma all'inizio era uno stipendio, anzi i primi 2 anni non era nessuno stipendio, e poi lo è diventato, no? E piano piano, no, prende forza, esattamente perché iniziamo a convincere anche chi ci finanzia che il processo è importante e che le scuole non si fanno da sole, cioè si fanno col volontariato, anzi siamo anche un pochino polemici sotto questo punto di vista, no? Perché comunque sono scuole pubbliche, le altre scuole che costruisce lo Stato sono investimenti di 2 milioni di dollari, cioè voglio dire, se la facciamo con un decimo di soldi non essere pagate, cioè uno sforzo doppio, anzi, no? Quindi vabbè, in questo senso è stato un processo molto lento nel quale ancora stiamo combattendo molto, perché l'associazione è sempre un po' in bilico sotto il punto di vista economico, però ce l'abbiamo fatta e siamo pochi che ce la facciamo a renderlo sostenibile economicamente, quindi è un grande risultato. E per quanto riguarda come facciamo, ricerchiamo, eccetera, sì, abbiamo una cornice territoriale, diciamo una definizione di un ambito territoriale che a volte viene definito dai finanziatori, quindi in questo caso chi ci finanzia è una fondazione che nasce in parallelo a un'impresa di caffè, quindi loro ci dicono solamente che vogliono operare in zone che si fa caffè, che si coltiva caffè, quindi la selva. E come identifichiamo le comunità? È stata anche questa una grande battaglia, perché in principio era un po' la fondazione che ci diceva opera qua, opera là, invece noi abbiamo vinto questa battaglia, quindi riusciamo a farci pagare con un piccolo monto di soldi una ricerca iniziale per tirare su tutti i dati statistici di livello di povertà, livello educativo, dove, per fare in modo che questi fondi arrivino dove c'è più bisogno. E quindi noi identifichiamo la comunità, poi chiediamo i soldi, poi costruiamo, eccetera. E il processo che insomma è stato raccontato. Ci sono altre domande? Allora, per quanto riguarda il passo di cambio da parte delle comunità, io credo che nei primi progetti è stato semplicemente pazienza e persistenza, quindi molta fiducia. E io penso che quando poi la comunità ha visto che i progetti che dicevamo diventavano veri, poi si passavano la parola, quindi se nella prima comunità, per esempio, dove io sono stata, mi tiravano le pietre, l'immondizia, e i bambini scappavano e pensavano che era un mostro, no, non ho mostrato questo progetto, e poi il progetto ha ricevuto più premi, no? Però un po' mi ha annoiato oramai di raccontarlo, ma quindi penso che poi dopo le comunità si sono passate la parola, perché poi in quei tempi io ero in selva, non c'avevo manco internet, quindi i progetti nemmeno si conoscevano, però con il passaparola le comunità poi ci hanno accolto in modo diverso.
e oggi invece credo che sia il curriculum. Quindi dato che il lavoro che poi abbiamo svolto ha riscosso abbastanza successo, anche a livello poi di accoglienza nelle nuove comunità dove andiamo è abbastanza importante, perché si fidano di noi e quindi va, la barca va. L'altra cosa che dicevi era riguardo a ai costi, assolutamente sì. Beh, il Perù ha 5 regioni climatiche, per dire 6 anche, la costa, la sierra, montagna elada, che è tipo le alte montagne, 5.000 metri altezza, la costa però dove piove molto, perché a Lima non piove mai, quindi è una città senza clima, quindi tu vedi che i serramenti non hanno nemmeno un isolamento, cioè niente, proprio, infatti è economico costruire, nonostante poi adesso ci sia una speculazione immobiliare atroce per il quale gli appartamenti a Lima costano come a Roma, tipo, no? Quindi vabbè, però questo è già un altro discorso. Quindi in selva e in montagna, in alta montagna, dove in realtà poi costerebbe di più costruire rispetto al contesto peruviano, forse vabbè, in alta montagna anche di più ovviamente, no? Ovviamente sì, è diverso, però nel contesto peruviano la selva è un territorio difficile, che teoricamente costa molto di più che nella costa, per esempio. Beh, i trasporti, perché anche, diciamo, ok, materiale locale sembra facile, no? Vado tipo al bosco, tiro giù un albero e me lo porto in cantiere, cioè, è complicatissimo, cioè c'è un lavoro tipo incredibile da parte delle comunità o da parte poi degli alleati che si sono sommati in questa cooperazione. Però per esempio il progetto che ho mostrato, questo dei muri, sono arrivati i tronchi in cantiere. E nel Gerusalemme de Mignaro, che è l'altra scuola dove ho fatto vedere i video, la comunità ha fatto un lavoro che, cioè, io mi sentivo male, cioè loro sono abituati, lo fanno normalmente per le loro case, lo hanno fatto anche per la scuola, ma con Giuliana e Martina, altre due semiglias che stavano con me, andiamo a partecipare alla faena, no? E la comunità tirava su questi tronchi giganti, noi tipo un pezzettino di legno, tipo una faticata clamorosa, però hanno portato fino alla, cioè dal bosco alla strada, queste cose giganti che non so come hanno fatto, cioè, quindi c'è dietro un lavoro bestiale del trasporto dei materiali, che è la parte più complessa, no? Poi adesso abbiamo l'alleanza da parte dei comuni e dei municipi, per esempio il municipio si è unito a noi, quindi per esempio tutto il tema del trasporto materiale lo provvede il municipio, quindi sono i materiali che compriamo dal centro urbano, come il cemento, alcuni ferri, li porta in cantiere il municipio, e oltretutto siamo riusciti a compromettere il municipio a fare mantenimento delle strade, quindi quando noi arriviamo a una scuola anche la strada si migliora e quindi anche la comunità ha dei benefici, perché per trasportare il caffè che loro coltivano alla città per venderlo poi hanno minori costi perché la strada sta in migliore stato. Quindi questi sono un po' gli impatti anche che chissà Giulia non ne parlava più nella vivenza nel luogo, nella residenza, ma è anche trasversale, no? Quindi le strade, poi anche un accompagnamento da parte del municipio, che adesso si fa carico anche un po' delle cose, prima no. L'ho accennato, però lì siamo arrivati con... È un po' come, che ne so, nel primo progetto che ho fatto con le Waikan, che raccontavo la suora, che non c'erano soldi, non c'era nulla, è un po' lo stesso ragionamento che facciamo con gli studenti. Quindi agli studenti gli diciamo, ok, per fare un plastico quanto spendi nel tuo, ok, non so, 200 euro, ok. Quindi mettiamo questa cassa in comune, che è la nostra caja chica, la chiamiamo, che è tipo per i trasporti, perché comunque non è che riusciamo a raccogliere tanti soldi, però... dei plastici ne fanno uno in tutto, uno tra tutti, sono 30 alunni, quindi fanno solo un plastico, ne fanno 30. Di tavole ne stampano 4, no? Non ne stampano 4 per 30, quindi diciamo che mettiamo questa cassa comune che poi ci aiuta un pochino nella logistica del cantiere e poi li avviciniamo a quello che è la gestione.
Quindi, dato che poi questa comunità è ubicata in una zona industriale, molto inquinata poi dalle industrie, le industrie che stanno intorno, che producono cemento, cartongesso, mattoni, già un impatto ambientale tremendo, iniziamo a toccare a porte alle imprese e abbiamo ottenuto tutto ciò che abbiamo costruito, è stato fatto per donazione con queste, questi, sì. Quindi mi sembra interessante anche questo aspetto che nelle aule universitarie non tocchiamo mai, che è la gestione. Quindi gli studenti fanno il calcolo, il computo metrico, vanno a toccare porta all'imprenditore per ottenere dei materiali. Fino adesso non abbiamo mai ottenuto soldi, se no ma abbiamo ottenuto donazioni di materiali. Sembra tipo una magia, no? Ma anche noi stiamo ancora capendo in realtà, perché non abbiamo capito com'è possibile. Però allora, abbiamo iniziato a lavorare con un falegname e un muratore, anche poi all'inizio mi odiavano tantissimo, perché mai più lavorare con te, tipo siamo inseparabili, no? Tipo parte della famiglia. Quindi anche loro, diciamo, stanno un po' dentro a questa filosofia. Quindi arriviamo poi alle comunità, offriamo lavoro anche alle comunità. Quindi in alcuni casi proprio la comunità lavora anche nel progetto, quindi si forma e il maestro costruttore aiuta nella formazione di questi muratori e poi parte del... e si paga, cioè un lavoro è retribuito ovviamente. Quello che invece raccontava Giulia è la faena. Praticamente noi facciamo un computo metrico, vediamo, vabbè, con questi soldi possiamo fare fino a qua. Quindi poi la comunità generalmente alcune volte di più, alcune volte di meno, si compromette per apportare, non so, un lavoro, una giornata al mese ogni padre di forma volontaria, un po' come anche noi facciamo, perché alla fine anche noi le domeniche andiamo a fine in cantiere, no? E così si fa. Però loro molti sanno anche già un po' di, sanno fare un po' muratori, o comunque le loro case sono autocostruite in legno, quindi hanno anche delle conoscenze da condividere con noi, alcune cose le impariamo anche noi da loro. Con personale specializzato in quel senso, no? No, facciamo un legno lamellare artigianale, per esempio, no? Quindi il nostro capo falegname porta le sue macchine e inizia a passare, poi le incolliamo, le inchiodiamo, la prensa, e facciamo queste travi di 12 metri, no? Che in Perù è stato, in Perù non esiste una industria che produce legno lamellare, quindi noi siamo stati i primi che hanno fatto una trave di 12 metri, che era come l'hai fatto, hai trovato un albero di 12 metri? No, non ho trovato un albero di 12 metri, abbiamo incollato, no? Poi abbiamo ingegneri che anche comunque ci accompagnano in questa cosa, però anche lì l'ingegnere che inizia allora non è come mai più con voi, qua mi conviene, vado fallito, e mo invece proprio innamorato. Dipende dal progetto comunque, perché a Santa Elena chissà è stato più così, tipo a Cherosalen de Mignaro avevamo due persone specializzate e il resto erano della comunità, no? Quindi non nemmeno imponiamo che la comunità deve lavorare per forza, se vuole lo fa, se non vuole non lo fa, insomma, no? Però non è in poco tempo, lento. Poi in Perù riescono a costruire un campus universitario in 2 mesi, è un altro, non so come fanno, però sono molto più veloci, c'è molta meno esigenza climatica che abbiamo qua, no? Quindi noi qua tipo la camera, questo, quell'altro aggiunto, è un clima molto diverso. No,
dipende di nuovo dal contesto e dal luogo, no? Quindi in alcune scuole è possibile, in altre non è possibile. Abbiamo avuto chissà anche delle difficoltà in questo aspetto, sì, c'è anche un problema di sicurezza, però a volte questo problema di sicurezza sta anche dentro a questi recinti, quindi abbiamo un problema sociale molto forte. Tipo nella scuola di Santa Elena i padri volevano assolutamente costruire questo recinto perché avevano paura poi degli agricoltori che vanno a coltivare caffè dentro, ma poi chi faceva violenza dentro la scuola era il professore, no? Quindi a un certo punto anche uno calibra un po' le cose e cerca di capire il contesto in cui opera, però non è una regola e non tutte le scuole sono aperte, devono essere aperte, cioè dipende dal contesto, no? Però c'è, è latente il problema, cioè il pericolo, cioè Latin America è molto più pericoloso che qua, anzi. Cioè, però in contesto rurale e indigena io direi che sì, possiamo proporre delle scuole aperte. Chissà, in un contesto rurale, colono, come dicono loro, sono gli stessi peruviani delle Ande che sono arrivati in selva, c'è molta più violenza e c'è molto più pericolo, quindi anche l'architettura deve rispondere di conseguenza. Altre domande? Io penso che un'altra chiave dei risultati è che sì, abbiamo le idee molto chiare, cioè questo è un progetto che va replicato, quindi nel momento in cui forse i primi anni era un progetto che era un po' chiuso dentro la selva perché non era nemmeno diffuso, nel momento che è uscito fuori quello che vogliamo è che si moltiplichi, quindi vogliamo arrivare alle aule universitarie. E perché non parliamo solo di architettura, perché magari non mostriamo i progetti di scuole innovative o fatti in un contesto formale, cioè abbiamo anche quelli, non so nemmeno se abbiamo il sito, ma facciamo anche, abbiamo lavorato anche in un contesto diverso, perché vogliamo che si moltiplichi, chissà in diversi posti della Latin America o chissà, e perché non parliamo solo dell'architettura, della pianta, della sezione, della bioclimatica, ma parliamo dei processi o parliamo di alcune esperienze di vita che poi abbiamo fatto, perché alla fine credo che forse c'è bisogno anche di questo. E se ci abbiamo un ruolo anche soprattutto poi nelle aule universitarie, con maggior ragione, quindi è tutto un ruolo pedagogico, che è qualcosa che poi abbiamo imparato dalle comunità, che è il ruolo pedagogico che abbiamo poi come professionisti. Basta, più domande? No. Bene, credo che su questo applauso possiamo chiudere e insomma, io sono molto contento di aver avuto un ruolo nell'organizzazione di questa cosa qui, di poter vedere tutto questo lavoro qui e grazie a voi di essere venuti, grazie a Marta, grazie a Susanna e Giulia. Mi unisco ai ringraziamenti, grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie a Francesco Camilli per aver coordinato e aver messo questo semiglia Internos che ha una grande risonanza, e poi perché no anche così pensiamo a far qualcosa di autocostruito permanente, no? Che possa dialogare con queste realtà anche all'interno della nostra facoltà. Questo potrebbe essere invece dove vogliamo un input. Si moltiplica, vedi, già ci sono i primi risultati. Grazie.